Eccoci, buonanotte a tutti, buonasera a tutti, qui da Radio Barça Italia, canale Facebook, ovviamente sulla pagina Radio Barça Italia, canale YouTube Radio Barça Italia e Twitter, chiocciolina Radio Barca Ita, e poi in podcast più o meno a mezzanotte e mezza, su RadioRomaFutura.it e su Spreaker.com, Maxi Morgante qui dallo studio della Peña Blaugrana Roma, RadioRomaFutura.it, a quartiere Montesacro Roma, dove tutto dovrebbe essere sacro, ma non lo è, come può starci, esattamente, può starci un blasfemo come il nostro Alberto El Flaco Polinori. Io sono santo, San Alberto, sei leproso. Hola, salve a tutti, un'altra bella puntata e la prima cosa, finale del primo tempo, vince l'Alcoiano 1-0 all'Athletic. Gol de Carbonell al minuto 39. Leproso Canascia. Allora, Leo è leproso, Alberto è Canascia. Diamo il benvenuto a Giovanni Cardarello. Ciao John. Ciao Giovanni. Buonasera a tutti. Giuseppe Ortu, che lo ritroviamo dopo la maratona di ieri sera. Ciao Giuseppe. Buonasera e ben ritrovati. Allora, oggi ovviamente giornata di approfondimento, intanto basket è sotto di due, quindi noi speriamo che poi Maurizio Cravello ci racconti una situazione migliore di quella del risultato che Pietro Locatelli, che salutiamo in regia, ci sta mettendo. Ma insomma questa sera il titolo è tutto un programma, situazione economica, le breaking news sulle elezioni, il voto postale, il titolo io ho messo voto per posta ai soci all'estero, sì o no? Ne discutiamo oggi con persone che ci stanno, che ne sanno, che ci stanno anche lavorando su questo, dal presidente della Confederazione Mundiale de Peñas Antonio Gil, dal presidente della Federazione Mundo, la World Peñas Federation, Tony Freire, e poi il portavoce di Segment Football FSB, Marc Cornet, ma insomma con Giovanni Cardarello e Giuseppe Ortu volevamo appunto invece vedere la situazione economica, perché questa settimana è stata una settimana importante, è uscito il bilancio, usiamo un termine per far capire a tutti, i conti del Barça, e tutti dicono che finiremo falliti. La situazione non è proprio così, poi Alberto ci fa un piccolo riassunto su questo per lanciare la discussione con il dibattito con Giuseppe e Giovanni. Ovviamente tutti sono partiti in tromba, perché non possono tutti i club tranne noi, il Madrid, l'Osasuna e l'Athletic Club Bilbao, penso al San Pauli in Germania, non so se ce ne sono altre in giro per il mondo, tranne che ne so l'Atletico San Lorenzo qui, che è al quartiere storico antifascista e operaio come quello di San Lorenzo, che c'è una squadra che c'ha un azionariato popolare. Siamo costretti, siamo anche contenti di dire la verità. Le società per azioni non dicono la verità e sono, come dire,
legittimate dagli stati nazionali e dagli enti internazionali della finanza a dire, a non dire la verità, forse a non, a non dire la verità, a nascondere, a dire quello che vogliono, che vogliono far sapere. Esattamente, quello che vogliono far sapere, sono legittimati. Diciamo che in questa città c'è qualcuno che diceva ogni volta che un presidente di una delle due squadre di calcio di Roma, che ogni volta che si diceva male della, della sua parte economica, minacciava denunce per aggiotaggio addirittura, essendo quotata in borsa. E è vero, se si parla male di una società quotata in borsa c'è il rischio dell'aggiotaggio addirittura. Molti giornali e molti giornalisti se ne guardano bene da evitare che un personaggi come Claudio Lotito possano portarli in tribunale anche per una virgola. Detto questo, noi lo dobbiamo dire e noi siamo anche contenti di dirlo, però la situazione non è per niente buona, ma non è quella catastrofica che tutti vogliono farci sembrare. E questa cosa catastrofica, insomma, vedrà, e chi vivrà vedrà, che poi quando diciamo la finanza virtuosa, la finanza creativa non potrà più andare perché l'emergenza del Covid, la pandemia, il ristagno economico e le perdite economiche di questa grande grave crisi che ha portato il virus, il Covid-19, non potranno più giocare, più nascondersi, quello sarà, e quindi li aspettiamo al varco, li aspettiamo tutti questi club che oggi incitano i media internazionali a dire che il Football Club Barcellona fallirà. Però noi dobbiamo dire la verità, stare coi piedi per terra e sapere che la situazione è drammatica. Si può risolvere, sì, con le elezioni. Elezioni che dovrebbero esserci il 7 di marzo, a meno che non scoppi una grandissima pur speriamo di no, sia in Catalogna ma nel resto d'Europa, la famosa terza ondata, speriamo proprio di no. Voto per posta approvato dalla legge, dalla Generalità di Catalogna anche in tempi record. Io non pensavo che la politica potesse fare così in fretta. E che succede? Succede che i soci all'estero, questi 3.000, questo 3%, 3.500 soci all'estero, non hanno il diritto di voto neanche con il voto per posta. Questa è una cosa a dir poco vergognosa. Io l'ho detto nella puntata di Today della Giusi martedì, mi aspettavo oggi anche di dire a voi che i tempi non ci sarebbero stati noi per votare, perché prima che te le inviano e che tu le rinvii ci può mettere molto. E invece siamo costretti a dire che neanche ce lo fanno fare, si mettono dietro a un paravento dicendo che A, siamo pochi, B, non si può fare perché è all'estero e la posta, l'azienda postale spagnola non può arrivarci. Poi vedremo nel dettaglio che gli spagnoli all'estero, i catalani all'estero possono votare senza passare direttamente per l'agenzia postale, tra l'azienda postale spagnola. Vedremo se le petizioni che stiamo facendo porteranno a qualcosa, vediamo se i candidati si muoveranno. Io l'ho detto martedì, lo ribadisco, se non diranno nulla, sembra che un 2 su 3 stiano dicendo qualcosa in merito, se non dicono nulla, se non proveranno a fare le pressioni, tanto diamo il benvenuto anche a Giuseppe Zaffiro, se non faranno quello che dovranno, per me sono complici allo stesso piano di signor Tusquets, che anche per la seconda volta in pochi mesi si è dimenticato volutamente di noi. Detto questo, chiudo con il sorteggio di Coppa che ci aspetta. Chissà se, come ci ha detto Alberto, troveremo anche questa squadra che ha eliminato il Madrid e che sta cercando di fare l'impresa anche con l'Athletic Club Bilbao. E poi domenica bisognerà invece fare una lotta enorme contro l'Athletic Club, che gioca bene, che ha dei bravi giocatori e che c'ha un bravissimo allenatore che la Liga la conosce bene e che sa cambiare le squadre da così a così, e anche le partite. Ogni riferimento a qualche tulipano biondo è puramente casuale. Esattamente. No, sono proprio voluto.
Allora io do la parola all'Alberto per lanciare il dibattito con Giuseppe e Giovanni sulla situazione economica. Vai Alberto. Allora, come stavamo dicendo, il Barcellona è molto indebitato, ma non rischia il fallimento. Allora, cosa succederà? Evidentemente il Barcellona sta vivendo un momento molto complicato a livello societario. In attesa di eleggere il nuovo presidente, questa settimana è stato reso noto il bilancio della scorsa stagione. L'erede di Bartomeu sarà chiamato a gestire un enorme debito e questo genera una serie di domande. Proviamo a dare qualche risposta, perché la prima domanda che si fanno tutti: allora il Barcellona è in bancarotta? No, anche se la situazione economica è delicata, ma da qui al fallimento c'è un avviso. Il club ha un enorme patrimonio che porta tutti a essere relativamente tranquilli, dalle proprietà immobiliari ai terreni dal valore di mercato significativo fino ai giocatori della prima squadra, la cui cessione garantirebbe le coperture di oltre metà del debito a breve termine. Pensiamo ad esempio a Coutinho, Dembélé, Griezmann e De Jong. Allora, la seconda domanda che ci fanno tutti: allora come si deve gestire questa situazione? Questa sarà evidentemente la missione principale del nuovo presidente, che per prima dovrà parlare con le banche e rinegoziare il debito e trovare un'intesa per rimandare il pagamento. Per raggiungere questo obiettivo saranno molto importante la credibilità del nuovo presidente e la solvenza del nuovo presidente, ovviamente. Il Barcellona può diventare una SPA, una società per azioni? In spagnolo sarebbe SAD, Società Anonima. Sì, una società anonima, sì. E il club ha risorse per affrontare questa situazione e evitare di diventare una società per azioni. Tutti i candidati hanno affermato di voler preservare la governance attuale e questo significa che i membri continueranno a essere i proprietari del club. Allora, il Barcellona potrà fare mercato la prossima estate? Un'altra delle domande che ci facciamo sempre. Lo abbiamo detto tante volte noi, qui nei nostri commenti, che purtroppo ci sarà poco spazio di manovra per seguire grosse operazioni. Quindi si guarderà principalmente a quei giocatori che termineranno il contratto a giugno, ad esempio il caso di Eric García, Wijnaldum o Depay. Sarà necessario vendere giocatori? Evidentemente sì, è assolutamente necessario. Il Barcellona ha bisogno di soldi e quindi dovrà cedere tutti quei giocatori che non sono essenziali e che hanno mercato. Chi è il responsabile e perché siamo arrivati a questo punto? Quello lo abbiamo detto mille volte, non è che lo dobbiamo dire, è una cosa ovvia, però lo ribadiamo. Il responsabile è José María Bartomeu. La gestione economica dell'ex presidente è stata propriamente disastrosa e ha portato a questa situazione delicata che sta attraversando il club. Bartomeu a cosa si è dedicato? A rimandare costantemente i pagamenti. La pandemia ha aggravato tutto, ma
non è la pandemia la sola responsabile, come ci hanno voluto far credere. Altri club soffrono dei problemi finanziari a causa della pandemia del Covid, ma non stanno vivendo una situazione così drammatica come stiamo vivendo noi. Quello vuol dire che non è soltanto la pandemia. Il problema è la gestione disastrosa che ha fatto il signor José María Bartomeu. Allora, grazie Alberto. E a questo punto c'è Maurizio, mi dicono. Sì, la regia mi dice che c'è Maurizio. Allora, se facciamo entrare Maurizio, Pietro, per cortesia, c'è anche Marco Ornet. Ciao Maurizio. Ciao a tutti. Buonasera. Ciao Maurizio. Buonasera a te. Ciao Marco. Ciao Marco. Hola, come stai? Molto bene. Bueno, mejor así. Presto a parlare un po' del Barça. Ai, esattamente. Allora, Maurizio, io non so nulla perché stavo facendo cose, insomma, di condivisioni del programma. Che cosa abbiamo fatto ad Atene? Abbiamo vinto di 2 punti con un finale argomentatissimo. Dove hanno annullato un canestro a, giustamente, una tripla di Printeris a tempo scaduto, se no avrebbe vinto l'Olympiacos di 1. Ma a parte quello, a 6 secondi dalla fine gli arbitri hanno anche fischiato un tecnico a Barzokas che era il secondo, l'hanno cacciato via. Questo senti, ma se ci fosse stato il pubblico l'avrebbero fatto, secondo me. Stavo per dirti questo. Questa è l'Eurolega particolare, perché ad Atene, con il pubblico, quelle cose lì non sarebbero successe. Non sarebbero usciti vivi gli arbitri. No, di sicuro. diciamo che al Pireo forse vivi. Avessero giocato a Oaka, dove gioca il Panathinaikos, non ci sarebbero neanche più le ceneri. Fantastico, grande bella notizia che il Barça ha vinto questa partita di Eurolega contro l'Olympiacos, perché è una partita molto 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 difficile. Allora, Maurizio, ribadiamo che sì. Sta vincendo 1-0 l'Alcoyano all'Athletic. Ha dominato la partita l'Atleti, ma l'Alcoyano ha fatto tre scappate, un tiro nel palo e poi al minuto 39 ha fatto il gol. Quanto falta nel potrero? Manca un tempo, deve cominciare il secondo tempo. Ah, io pensavo che stava quasi per finire. Vabbè, manca. Però è un potrero il campo di Alcoy, un potrero. Un maneggio proprio, un maneggio, sì. Allora, Maurizio, dicevo, se puoi stare con noi fino alle 22:30, noi partiamo con il dibattito, la tertulia sulla situazione economica con Giovanni e Giuseppe in primis, e poi chiediamo anche a Mark che ne pensa di tutta questa, di tutta la situazione economica del club, perché qui Mark in Italia questa settimana non puoi pensare che ha passato, e il Barça va a vendere tutto lo giocatore, se va a vendere il Camp Nou, se va a vendere tutto la roba di tutti i soci. Non vidias italiano, se stiamo in non so, il Barça va a terminare la ultima temporada di sua vita, vale, perfetto. E sempre sì la prensa italiana si tende a esagerarsi, claro. Allora, Giovanni, partiamo da Giovanni, perché ci sono un po' di cose che tu hai messo anche in un pezzo che hai fatto, e facci capire un po' com'è la situazione. Io intanto poi passo anche un po' di grafica per far capire. Ok, volentieri. Allora, io mi dovrò aiutare anche un po' con alcuni numeri che leggerò, perché francamente alcuni è difficile tenerli a mente, però insomma, ecco, proviamo ad entrare nel dettaglio. Allora, questa settimana è successa una cosa che accade annualmente, c'è un'agenzia che si chiama Deloitte, o Deloitte come dicono quelli bravi, che praticamente annualmente produce un report su quella che è la situazione economica dei principali club dei 5 campionati maggiori d'Europa.
fa una sorta di classifica, la chiama Money Football, Football Money League. Scusa, non ho capito. Scusate, il telefono, abbiate pazienza. L'ho lasciato partire. E quindi niente, praticamente è accaduto che hanno fatto questa classifica, e questa classifica restituisce un dato abbastanza inquietante, perché praticamente fa il raffronto tra quella che è la situazione della stagione in corso rispetto alla stagione 2019-2020. La cosa drammatica è il dato complessivo, c'è una perdita complessiva di quasi 2 miliardi di euro di valore, che è tantissimo, e c'è qualcuno che si azzarda a dire che probabilmente i miliardi saranno 5, quindi stiamo parlando di una devastazione economica importantissima, che ovviamente riguarda tutti, non può riguardare solo un club rispetto a qualcun altro. In realtà da questa devastazione sostanzialmente non si salva nessuno, quindi ci sarà una diminuzione. Diciamo, non sono i 2 miliardi che è di deficit del club, eh? È un discorso, certo, totale. Sì, sì, no. Scusa, sì, ovvio, non si parla di 2 miliardi del club. Sì, sì, cioè, si parla, certo, di tutti i club europei, ovviamente. Cioè, avevamo 2 miliardi noi, mamma mia. No, cioè, manco c'è. Ovvio, in un paio di anni noi ci potremmo pure arrivare. No, vabbè, battuta a parte. Mamma mia. Battuta a parte, la perdita di valore complessiva è importante, perché, ripeto, cioè, stiamo parlando della legge finanziaria del paese importante. Quindi, insomma, partendo da questo assunto, andiamo poi a vedere il dettaglio. Il dettaglio chiaramente non è bello, non è bello perché vi leggo i primi 5 posti di questa classifica di denaro dei principali club europei. In testa ci siamo noi, cioè il Barcellona, con un fatturato di 715 milioni. Che detto così sembra una cosa molto bella, perché insomma, se lo mettiamo a confronto con la media dei club italiani, ad esempio, stiamo parlando del doppio. Il problema vero è che questo fatturato, ecco come si vede adesso in grafica, è nettamente più basso a quello dell'anno precedente, perché l'anno scorso erano 840,8 milioni, e quindi vedete da voi che la perdita è secca, è netta, è importante. E vi ripeto, questa perdita è calcolata su una perdita complessiva di 2 miliardi di euro. Quindi ovviamente se alla fine del 2000 della stagione la perdita, come dicono alcuni analisti, diventa di 4-5 miliardi di euro, ovviamente sarà ancora maggiore. Tutto questo ovviamente ci dà due dati. Un dato che è ovviamente allarmante, cioè il fatto che il Barcellona ha avuto una contrazione importante, tosta, di quello che è il proprio fatturato. Però bisogna anche dire che il dato di 840 milioni del 2020 è il massimo assoluto della storia. Quindi stiamo parlando del fatto che abbiamo toccato il picco massimo l'anno scorso, e che in questo momento la discesa è grave. Tant'è che nella relazione della Deloitte si dice esplicitamente che il Barcellona è la società che ha perso di più in assoluto. Quali sono i motivi? I motivi ovviamente sono tantissimi, che vanno dall'incapacità di gestire le risorse economiche disponibili, all'incapacità di gestire la rosa, all'incapacità di gestire le sessioni di mercato, all'incapacità di gestire i cespiti di cui siamo a disposizione. Ovviamente in tutto questo un valore importante ce l'hanno inevitabilmente le riduzioni dettate dalla riduzione dei proventi televisivi, perché c'è stato un crollo di quasi il 23%, senza contare purtroppo dei ricavi da stadio, che sono sostanzialmente scomparsi, che rappresentano il 17% di questo crollo. Quindi tante colpe interne, tante colpe legate al Covid, nessuna delle due preponderanti. Diciamo che i due fattori si accompagnano e determinano un dato purtroppo estremamente negativo. Dietro di noi troviamo nei primi 5 posti dei club europei con maggiore fatturato, purtroppo il Real Madrid, che a questo punto ha un distacco, mentre l'anno scorso era un distacco di quasi 100 milioni di euro dal nostro fatturato, scende più o meno a un'incollatura da noi.
E le perdite del Real Madrid, come vedete, sono inferiori alle nostre, nel senso che loro l'anno scorso stavano a 757 milioni, quest'anno stanno a 715 circa. Però anche qui, oltre il Covid, c'è un discorso da fare che non è banale. E il Real Madrid ha un fatturato, una perdita minore, perché ha avuto un aumento di ricavi commerciali di quasi 28 milioni. Però questi ricavi commerciali non sono qualcosa derivante da particolari operazioni, ma semplicemente hanno acquisito il controllo di attività che avevano in house, cioè che erano di proprietà del Real Madrid, ma che il Real Madrid non gestiva direttamente, cioè dava sostanzialmente in appalto, in consulenza esterna. Le ha riportate in casa e quindi chiaramente mettendole all'interno del bilancio hanno fatto segnare nel bilancio un aumento di 28 milioni, ma è un aumento di 28 milioni fittizio. Però tutto questo in questo momento gli permette comunque di limitare le perdite. E limita le perdite, come è evidente, il Bayern Monaco, che in tutto questo chiaramente si avvantaggia del fatto di aver vinto la Champions League, che sono soldoni cash che entrano nelle casse del club tedesco. Poi, come vedete, sempre nei primi cinque posti ci sono due club della Premier League, che sono il Manchester United in maniera quasi clamorosa, se ci pensate, visto che non vince e non va avanti nelle coppe europee da anni. Però il Manchester United, esattamente come il Barcellona, ha una struttura di proprietà importante che gli permette comunque di anno in anno, nonostante i risultati sportivi negativi, di mantenere un importante livello. Però comunque, se vedete, parliamo di un crollo di fatturato da 711 milioni a 580, limitato ovviamente, come, scusami? Perché non hanno partecipato alla Champions e lì è crollato. Esatto. E così come il Liverpool entra per la prima volta nei primi cinque dopo tanti anni, proprio perché invece la Champions l'aveva vinta l'anno prima, e quindi chiaramente anche quelli sono soldi cash. Che cosa deriva da tutto questo? Il fatto che da un lato il Barcellona, e lo diciamo in maniera estremamente chiara, ha una base solida, importante. Alle brutte si vende i gioielli di famiglia, ma non fallisce. Altre società invece corrono questo rischio, lo corrono seriamente, e parlo in particolare dei club italiani che in questa classifica sono veramente in fondo, ma faccio degli esempi pratici. Il primo club italiano è la Juventus, al decimo posto con 397 milioni di fatturato, cioè più o meno la metà del nostro, per intenderci. Ed è un fatturato, tra le varie cose, che nonostante abbia avuto una flessione di quasi il 20%, ha avuto comunque un aumento dei ricavi commerciali, perché in questo periodo hanno esteso i contratti di sponsorizzazione con la Jeep e con l'Adidas. Se partiamo dal fatto che la Jeep è una sponsorizzazione interna, ci rendiamo conto che il più importante club italiano vale la metà del Barcellona, e questa metà è determinata da un artificio di bilancio. Degli altri club nemmeno ne parlo, perché poi c'è l'Inter al 14° posto con 291 milioni di ricavi, circa il 20% in meno rispetto all'anno precedente, e sappiamo tutti che l'Inter in questo momento è in vendita, anzi l'Inter in questo momento è stata data in pegno. L'Inter è in vendita? No, non solo, ma è stata data impegno ad una struttura commerciale, perché la proprietà attuale vanta dei debiti verso questa struttura commerciale. Poi c'è il Napoli al 19° posto, il Milan oltre il 20°, ma stiamo parlando di 148 milioni di ricavi, quindi Barcellona 7,15, Milan 148. Poi c'è il disastro della Roma, che addirittura esce dai primi 30 posti, e questo è tutto un discorso che poi verrà visto con il cambio di proprietà. Torniamo ad alcuni numeri, così insomma poi non la facciamo troppo lunga ed entriamo nelle implicazioni che tutti questi numeri hanno. Allora, il primo tema, come abbiamo detto, è il fatto che i club europei perdono complessivamente 2 miliardi di euro, probabilmente saranno 5, che c'è una diminuzione tosta dei ricavi da stadio, tutti perdono la media del 20%,
e quindi quando dicono i biglietti non contano più, stiamo sostanzialmente dicendo una cazzata, scusate il francesismo, perché il 20% del bilancio di una società è una quota sostanziale, e che purtroppo tutti questi club sono con il cappio al collo dei diritti televisivi, perché senza i diritti televisivi, che sono crollati del 25%, fanno una gran fatica e vanno seriamente a bagno. Come si risolve questo problema? Ovviamente la cartina in questo momento non ce l'ha nessuno, nel senso che intanto non sappiamo, anzi no, una cosa la sappiamo, sappiamo che nel 2020-2021 i tifosi allo stadio non ci saranno. Quindi questo crollo, come detto, è destinato ad aumentare. Sappiamo che la battaglia sui diritti televisivi è apertissima, perché chiaramente la situazione attuale non è più gestibile. Ne abbiamo parlato l'altra puntata, c'è il grossissimo tema della Superlega o Super Champions League, che verrà accelerata, perché nel momento in cui c'è stato un crollo del 23% dei ricavi televisivi, l'unico modo per aumentarli è quello di dare un prodotto diverso, più, tra virgolette, appetibile. E poi ovviamente c'è il tema di fondo di che cosa dovranno fare queste squadre, e lì sarà veramente complicato. Una cosa è certa, tutta la bolla economica che è scoppiata con la follia di Neymar al Paris Saint-Germain ormai è abbondantemente esplosa. I valori di mercato saranno minimo dimezzati, così come saranno dimezzati gli ingaggi. Quindi non sarà più pensabile che arriva Messi a chiedere 39 milioni di euro. Sarà impossibile, ma sarà impossibile anche a questo punto per il Paris Saint-Germain e per il Manchester City fare operazioni di questo genere. Quindi bisognerà capire chi sarà bravo a mettere in campo idee nuove, risorse nuove, giovani nuovi che possano prendere il posto di chi c'è stato fino a questo momento. E io penso che, nonostante questa stagione complicata, nonostante la situazione complicata, nonostante il crollo commerciale, nonostante il fatto che dobbiamo aspettare ancora il 7 marzo per avere un nuovo presidente, abbiamo comunque una base importante dalla quale possiamo partire. Allora, ha pareggiato l'Atletic. Ah, l'Atletic Club ha pareggiato al sul minuto Potrero, 52 pareggia Via Libre, così che adesso Alcoiano 1, Atletic 1. Via Libre, no Via Libre. Via Libre, sono argentino. Giuseppe non ce l'abbiamo più. Nel momento più bello se n'è andato Giuseppe Orto. Vabbè, allora speriamo di recuperarlo. Io continuo a... Allora, Giuseppe, Giovanni, ti chiedo di continuare facendoti vedere questa immagine che mettiamo adesso, un momento, che eccola qui. Ok, allora il Barça, però probabilmente quello che diceva giustamente Alberto, pecca in questi anni di una gravi errori di mercato. Intanto Giuseppe è tornato. Ti faccio questa domanda e poi lasciamo la parola a Giuseppe Ortu. E qui c'è la deuda milionaria del Football Club Barcellona. Questa cosa è perfetta, io l'ho trovata, l'ho presa, perché è bellissima. Lo scontrino con tutti i debiti verso gli altri. Partiamo dal San Paolo, 33.000 euro, penso che siano quelli. No, non so, 33 milioni immagino. Sì. Ma insomma, il Deportivo La Corugna, il Villarreal, sì, Valladolid 250.000 euro, il Bayern di Munich 950, il Las Palmas 1.250.000, l'Albacete 2 milioni, l'Eibar 2.420.000, insomma, l'Atletico Madrid arrivare fino al Liverpool, e quindi dobbiamo ancora circa 30 milioni. È vero che anche noi dobbiamo prendere, però però di certo che siamo debitori con tantissime squadre, con tantissimi club, e questa cosa comunque sia, ripeto, è vero che è una prassi di tutti, però mette anche un po' paura, no? Però perdonami, qui secondo me manca il lato B, cioè nel senso capire quant'è la situazione creditizia. Nel senso che questo non è di 126 milioni 221 mila euro, bensì insomma è di meno, però è anche importante, insomma, come cioè nel senso, ecco,
per fare l'esempio pratico, è come dire devo pagare le bollette, il mutuo che ne so, e la rata della macchina, devo spendere 1500 euro, però magari nel frattempo me ne entrano 3000, quindi bisogna capire quant'è il saldo. Certo, vista così comunque fa paura, ma soprattutto fa paura per come si è generata, ecco, forse è più corretto dirla così, nel senso che qui ci sono almeno 9 cazzate di mercato, minimo, ma proprio minimo, se non di più, e il vero problema è quello, cioè nel senso che poi una delle questioni che piomba il mercato, il bilancio del Barcellona, diciamo, la lista dei ricavi è proprio quella, cioè il fatto che tu hai n situazioni aperte che fatichi a gestire, fatichi a risolvere, perché dicevamo prima, oggi come oggi, Coutinho chi te se lo compra, Griezmann chi te se lo compra, Umtiti chi te se lo compra, e tu ce l'hai a bilancio e c'hai un costo a bilancio potente, importante, che ti impedisce di fare altro. Ma insomma, poi come dire, tanto insomma, non è che Cristo è morto di freddo, ce lo siamo detto da quest'estate e l'abbiamo visto, cioè se la rosa del Barcellona è senza difensore centrale, senza centravanti, io batto sempre su questo tasto, un motivo c'è, non abbiamo preso un difensore centrale né un centravanti, e stiamo a parlare di una cosa che il Cannara, che gioca benissimo la Serie D qui a Perugia, il portiere, il centravanti e il difensore centrale ce l'ha. Certo. Allora, intanto, inoltre, Massi, quello che sottolineavo io è che Bartomeu si è dedicato, non quando è arrivata la pandemia, da prima, a rimandare costantemente tutti i pagamenti. Certo. Salutiamo a Giuseppe. Ciao Giuseppe, grazie, dice insomma, anche del tuo italiano. Allora, Giuseppe Ortu, la tua opinione, ma anche insomma, se hai da darci qualche dato importante, anche perché anche il Madrid ha fatto uscire i suoi conti, e insomma non sono belli neanche sono quelli belli del Madrid neanche, come ci spiegava Giovanni Cardarella. Quindi se Sparta piange, Atene certo non ride. Esattamente. Sì, è così, è una situazione comunque generalizzata. Aggiungere a quanto detto Giovanni non è possibile, è stato esauriente, è stato esaustivo, e quindi io potrei semmai cercare di vedere quelle che sono le ricette che i tre candidati davanti, di fronte a questa situazione di difficoltà, hanno cercato di proporre, quali sono le loro proposte per far fronte a questa situazione. Ognuno dei tre ha proposto delle soluzioni più o meno generiche, e chi ha, diciamo, sorvolato un po' a volo d'uccello sulla situazione dicendo ma non dicendo nulla, qualcun altro ha approfondito di più. Se volete possiamo fare uno specchietto breve, veloce, di quelle che sono appunto le ricette dei tre, cominciando da Font, che ha diviso sostanzialmente la situazione nel breve termine e medio termine, dicendo che sostanzialmente nel breve termine la sua idea è quella di risparmiare con misure comunque ha detto impopolari, tra i quali la riduzione della massa salariale. Ora, riduzione della massa salariale è normale, è giusto e ci mancherebbe, come ha detto Giovanni, tutti, non solo il Barça, tutte le squadre dovranno iniziare a ridurre anche presentemente il monte ingaggi, perché quello del Barça per esempio era al limite dell'accettabile, adesso diventa insostenibile, quindi era un'operazione che in ogni caso si sarebbe dovuto fare, perché è inutile guadagnare 1000 milioni per poi doverne spenderne 900 in ingaggi. Tutto quanto ti entra esce subito e sostanzialmente come saldo non ti rimane nulla. Quindi una massa salariale che stava scoppiando in ogni caso doveva essere ridotta, a maggior ragione adesso con una situazione di questo genere. Il discorso magari che pone un attimo più l'accento su
un senso così che può essere anche di pericolo è sulle misure impopolari, sul termine. Ci si riferisce solo alla riduzione della massa salariale, è ok. Se ci si riferisce alla cessione di giocatori, ora bisogna vedere queste misure impopolari in merito a quali giocatori ci si riferisce. È chiaro che Coutinho, Griezmann non mi sembrano molto impopolari e quindi magari questo potrebbe essere un terreno così scivoloso per il candidato e potrebbe essere un terreno di preoccupazione per i soci. Per quanto riguarda invece il medio termine, il fondo sostanzialmente ha indicato la via della ricerca di nuove fonti di guadagno, anche se tuttavia non ha specificato esattamente quali potrebbero essere e quindi insomma una situazione così, un rimedio molto, molto generico. Nuovo Camp Nou e il nuovo Palau sono misure urgenti, quindi sono assolutamente da fare. Per quanto riguarda l'Espai Barça con l'abbinamento a Goldman Sachs, Font è così, diciamo, ci va con i piedi di piombo, nel senso che non è né a favore né contro. Lui dice bisogna verificare quelle che sono le trattative, le condizioni, e verificare se ci conviene o meno, se ci conviene, visto che Bartomeu ha sempre detto che i termini erano del tutto aperti, nulla era stato sottoscritto, nulla era stato chiuso in maniera definitiva, quindi a quanto pare ci sono trattative e un contatto aperto. E quindi Fonte dice se ci va bene ci stiamo, lo concludiamo, se non ci va bene diciamo oh, grazie e prendiamo e usciamo da quel contratto. Questo per quanto riguarda a Fonte. Per quanto riguarda Fonte invece, si sente bene? Vai. Per quanto riguarda Freja invece, Freja parla subito di rinegoziare il debito. Però rinegoziare il debito, oddio, non è facile, perché tu vuoi rinegoziare, bisogna vedere se il creditore vuole negoziare. È tutto lì. E poi soprattutto con chi? Cioè il debito, il Barça, come abbiamo visto prima, ha tante voci di debito, voci con altre società. Voci con tante istituzioni eccetera eccetera, quindi rinegoziare il debito non è cosa facile, ci vuole poi un soggetto molto autorevole che possa sedersi al tavolo e dire rinegoziamo il debito, perché a seconda di chi si siede dall'altra parte non si siede nessun altro, cioè rimani tu seduto al tavolo e non hai interlocutore. Quindi anche per rinegoziare, lo vediamo anche nel mondo della politica, quando si è sempre parlato a livello di stati di rinegoziare il debito, e quindi stiamo parlando insomma di personalità, capi di stato, premier, e rinegoziare il debito è sempre la cosa più difficile, perché se io devo dei soldi c'è qualcun altro che quei soldi li vuole e mi dirà perché io devo rinunciare a parte del mio credito per i tuoi problemi, i tuoi problemi sono tuoi, te li tieni, quindi ok, rinegoziare il debito sembra che sia la cosa più facile del mondo. In realtà, rinegoziare il debito è una cosa complicatissima. Sempre Freja, per quanto riguarda i contratti, rinnovi per età e in base alla qualità. Quindi chiaramente i rinnovi saranno a cifre ben diverse e soprattutto per età, quindi non come ha sempre fatto la giunta Bartomeu, a crescere con il crescere dell'età, ma al contrario, decrescenti col crescere dell'età, quello che diciamo ogni logica vuole. Giocatore che sale con l'età e quindi rende meno non può essere pagato di più, ma deve essere pagato meno in base al rendimento e quindi in base anche alla qualità, quindi non per carisma ma in base a quanto riesce a dare sul campo. E poi ha parlato di entrate innovative, anche questo un terreno così nebuloso, senza specificare quali saranno queste entrate innovative.
Per quanto riguarda le Spy Barça, Frazier dichiara che è assolutamente necessario e quindi è uno dei capisaldi del suo progetto. Cosa c'entra dal punto di vista economico? Perché le Spy Barça ti apre una serie di attivi e di entrate collaterali con le quali potrai in qualche modo alleggerire l'esposizione. Questo per quanto riguarda Frazier. Arriviamo alla Porta. La Porta da subito ha proposto l'idea dei bond Barça per garantire la liquidità. E di questo ne avevamo discusso a suo tempo. Noi italiani ci mette un po' paura solo dei bond, no? Ci ricordiamo gli anni 90, il governo Ciampi. Sì, infatti. La lira ancora, fuori dal mezzo. Ancora stiamo a pagare. Ancora stiamo a pagare i bond. Vabbè, dai, scusa Giuseppe, No, è giusto, è giusto. E quindi, insomma, questi bond Barça da mettere sul mercato che sarebbero destinati da una parte a degli investitori istituzionali e aziende, dall'altra parte a persone fisiche. Stabilendo però e garantendo, almeno stando a quanto dice la Porta, che nel caso in cui, in ipotesi, il Barça non fosse in grado di restituire, è chiaro che lui dice, tuttavia, questo non metterà in dubbio, certo, in gioco la proprietà del club. Perché cosa significa? Che se io metto un bond Barça e quindi chiedo soldi in base e in cambio del bond, che poi ti potrà dare un interesse, ti potrà dare, che so, magari un ingresso allo stadio gratis, che so, una contropartita che può essere di diverso tipo, ma se poi io non sono in grado di restituire, allora il creditore dice: va bene, allora io sono un grande creditore e ne ho preso migliaia, magari milioni di questi bond, mi prendo una parte di club e mi prendo il Camp Nou o mi prendo direttamente il club. Ora, la Porta ha detto che il bond non significa mettere in dubbio in gioco la proprietà del club. Quindi evidentemente lui ha in mente un diverso modo per ripagare eventualmente gli investitori se il Barça non fosse più solvibile, perché questo è una cosa importantissima, è una cosa importantissima. Cioè, l'abbiamo visto l'Argentina, Alberto lo sa bene, i bond argentini, tutti hanno comprato i bond argentini con interessi altissimi perché potevano essere convenienti, poi l'Argentina va in default, non può più restituire i soldi e che succede? Certo. In questo caso cosa succederebbe? Succederebbe che il club sarebbe alla mercé di un Eurison che ha investito milioni e milioni e milioni su quel club e sul nostro club. E certo, quindi questo bond Barça, che tuttavia è tutto da verificare, da prendere con le pinze. Contenere le spese e l'obiettivo è quello di portare le spese sotto i 270 milioni. Anche questo, bene, bello a dirsi, bisogna vedere come riesce a contenere le spese. Anche qui, parole belle, bisogna vedere come riuscirà a farlo. E Spy Barça e Goldman Sachs. Lui dice sostanzialmente, anche lui come fonte mantiene un po' il discorso aperto, quindi con la possibilità di svincolarsi, anche se rispetto a fonte è più partidario per fare l'accordo con Goldman Sachs, che secondo lui sarà assolutamente produttivo o di buoni effetti per quanto riguarda il Barça. Entrate cerca di all'obiettivo di aumentare enormemente le entrate con una serie di bonus, di attivi come per esempio il Barça Experience da creare in tutti i 5 continenti, una sorta di che so, l'Experience Ferrari che c'è ad Abu Dhabi.
O che so, i parchi a tema tipo Disneyland, Disney World e compagnia. Lui vorrebbe fare una sorta di Balsa Experience di questo genere, un parco a tema Balsa, un po' nelle grandi città, ognuno in un continente diverso. Poi aumentare il numero di escolas per quanto riguarda il football, quindi chiaramente anche lì un indotto che comporta nuovi sponsor, eccetera. Il Balsa Studios, di cui insomma si sono già buttate le prime basi, e andare avanti con gli eSports. E anche con gli sports potrebbe essere un sistema per cercare di ottenere maggiori entrate. E oltre al fatto di portare avanti e aumentare il numero degli sponsor. Attualmente sono 29 gli sponsor, lui conta di arrivare circa 50 sponsor. Quindi più sponsor arrivano, più chiaramente portano soldi freschi, anche se c'è da dire che un conto è lo sponsor che arriva con un Barça ganador, un conto è lo sponsor, certo, che arriva con un Barça, certo, che non vince, un Barça, certo, con Messi o un Barça senza Messi, quindi anche gli sponsor, più sponsor, ma bisogna vedere quanto poi hanno intenzione di investire. Alla fine lui invece è un assolutamente un fautore della Superliga, perché lui dice che solo con la Superliga ogni club sarebbe in grado di incamerare circa 800 milioni. E 800 milioni con i conti che abbiamo visto prima, così prospettata Giovanni, 800 milioni ti danno tutto quel fiato che al momento ti sta mancando. Ora, poi per il discorso di Superliga, sappiamo benissimo che la FIFA ha già dato l'out, nessuna Superliga, quindi lì poi ci sarà un discorso politico, bisognerà vedere, iniziare le trattative tra i club, la FIFA, la UEFA, quello sarà un discorso complicato, lungo, è difficile da gestire, e quindi chiaramente la porta non potrà certamente contare sugli 800 milioni che potranno arrivare ai singoli club, perché non si sa se la Superliga si farà e non si sa soprattutto, anche facendosi, quando potrebbe partire. Potrebbe essere anche un discorso di diverse stagioni a venire, quindi voglio dire, certo non può inserire a bilancio l'anno prossimo gli 800 milioni. Assolutamente, assolutamente. E quindi, insomma, queste sono le ricette. Abbiamo visto tutte abbastanza nebulose, qualcuna un po' più precisa, ma sempre così, molto, un po' campata in aria, ecco. E ovviamente, giustamente, come ha concluso Alberto, ci abbiamo bisogno di un presidente, e tu hai detto le tre proposte dei tre candidati, da Victor Font, Tony Freja e Joan Laporta. Allora, ma sì, aggiungiamo gol dell'Atletico. Gol dell'Atletico sul Potrero. Iñaki Williams. De testa lo ha fregato a José Juan. Va bene, presidente Gil, buonanì. Benvenuto. Hola Antonio. Buenas noches a todos. ¿Cómo estáis? Bene, bene. Matías. Presidente Freire, buonanì, benvenuto. Buonasera a tutti. Hola Tony, buenas noches. Allora, prima di passare all'argomento, prima di passare all'argomento del voto per i soci all'estero, sì o no, e capiamo quello che potrà succedere. Congediamo Maurizio e parliamo della vittoria del Barça Basket. Maurizio, allora, vittoria con lo Zenit San Pietroburgo, vittoria con l'Olympiacos. Che dobbiamo pensare? Ma adesso come adesso, il Barça è la miglior squadra dell'Eurolega. Molto significativa la vittoria contro lo Zenit, soprattutto i primi tre quarti sono stati i migliori tre quarti probabilmente della stagione, contro una squadra molto forte, perché lo Zenit è una squadra molto molto forte.
e anche la squadra che gioca meglio forse in Europa in questo momento, se si permette di mollare un quarto, rischia di venire a ripresa. E questo è stato dimostrato da diversi fattori, perché lo Zenit nell'ultimo quarto ha messo dentro 6 bombe da 3 punti, 5 solo di Zhukov, e si sono avvicinati. Non la partita, come posso dirti, ridiscussa, perché comunque lo Zenit non si è mai avvicinato sotto i 7 punti, però sta di fatto che anche Šarūnas in conferenza stampa era stato molto categorico sul punto, dicendo che era una cosa che dalla quale dovevano fare tesoro, e secondo me questo tesoro l'hanno fatto questa sera, perché è stata una partita veramente molto complicata contro l'Olympiakos. Siamo partiti molto bene i primi 2 quarti, e poi invece nel 3° quarto c'è stata una bambola di 23-10 per l'Olympiakos, che sembrava aver messo tutto non solo in discussione, ma far pendere l'ago della bilancia per i greci. E invece nell'ultimo quarto il Barça ha dimostrato veramente molto, a parte l'aspetto tecnico, veramente molto cuore, e con tutti i suoi senatori, Mirotic, Calates e Higgins, è riuscita a rimetterla sulla strada giusta. E poi del finale vi ho già raccontato all'inizio, che è stato un finale da Eurolega senza pubblico. Maurizio, io ti faccio vedere per chiudere che cosa ha twittato la cuenta del Barça Basket. Un finale d'infarto. Insomma, più chiaro di così, un finale da infarto. Insomma, ce l'abbiamo fatta, è una grande vittoria. Ma è una grande vittoria soprattutto perché adesso come adesso il Barça ha vinto 4 delle ultime 5 partite in trasferta contro le squadre forse più forti, con lo Zenit in casa e, come vi avevo già detto, dopo aver vinto a Mosca contro il CSKA, il Barça ha mandato un chiaro messaggio al resto dell'Eurolega, che per vincere l'Eurolega bisognerà battere il Barça. Va bene, va bene. E il nostro Giuseppe Martin ci commenta: dura partita di basket, vittoria molto lavorata e difficile. Tony Freire, Giuseppe Martin sta parlando italiano, è preoccupante. A me mi preoccupa, no? Ti preoccupa che sa anche parlare, eh? Va bene, grazie Giuseppe, grazie del commento. Allora, Maurizio Gravello, grazie del commento sul basket. Diamo appuntamento con Maurizio, ovviamente, le prossime puntate di Radio Barça Italia. Lo potete seguire anche su tutto quello che posta sulla pagina Facebook di Radio Barça Italia. Buonanotte Maurizio. Buonanotte, grazie a tutti, buona serata. Ciao Maurizio, buonanotte. Ciao. Allora, prima di chiudere anche con Giovanni Cardarello, io chiederei, e li metto tutti e tre davanti, chiederei un commentario, abbiamo la fortuna di avere Marc Cornet, Tony Gill e Tony Freire, un commentario sulla situazione economica del club, perché forse il presidente Gill, che avrà ricevuto qualche telefonata di qualche suo collega della Mapei Italia, che gli diceva: ma vendete Ansu Fati l'anno prossimo? Perché no, Antonio, la stampa italiana dice che è un fracasso l'economia del Barça. Quindi un commentario da voi tre, dai, partiamo dal presidente Gil, poi Marc e Tony Freire. È una situazione complicata veramente per due singole situazioni, che è l'anno che tutto il club ha avuto l'anno scorso, con la perdita praticamente di più di 250 milioni di euro di ingressi dal club, e realmente ha complicato la situazione. Una situazione complicata perché arriva il momento di certa ammortizzazione di, per esempio, 3 dei grandi, de los grandes fichajes realizados en los últimos años. Estamos hablando de Coutinho, estamos hablando de Dembélé, estamos hablando también de Griezmann. Eso ha sido un gasto elevado, eso hay que amortizarlo, evidentemente, y al margen de lo que cobran los jugadores anualmente, esto en el balance del FC Barcelona
realmente pesa y pesa mucho. Yo creo de todas maneras que las cuentas del FC Barcelona necesitan un análisis un poco más profundo que no el análisis periodístico. Creo que el análisis periodístico se queda muy superficial y creo que hay que profundizar. La realidad es que la deuda del fútbol, la deuda neta del FC Barcelona es de al cierre de la temporada pasada es de 480 millones. Y es verdad que después está la deuda total, pero la deuda neta son 480 millones, que eso evidentemente no es lo que realmente se publica y se dice. Por lo tanto, debemos tener un poco más de criterio a la hora de hablar de la economía del club. Hay que entender bien el balance y hacer una lectura simplista del balance nos conduce seguramente a pensar que la situación es complicada, compleja, seguramente extremadamente compleja, más por la situación que estamos viviendo ahora mismo de pandemia, en la cual el club no tiene prácticamente ingresos, si no es a partir de los sponsors y la televisión, y esa falta de ingresos ha llevado, además de la situación generada por la masa salarial que arrastramos en los últimos años, ese 73%, 74% de carga de la masa salarial respecto a los ingresos, realmente, pues todo ello conducido, reitero, con esa falta de ingresos que hemos tenido en las dos últimas temporadas, que arrastramos en esta temporada también, la anterior, 2019-20 y 2020-21, en la que estamos ahora mismo, pues realmente están llevando al club a una situación económicamente complicada, compleja, y que necesitará de una negociación importante para salir, sobre todo para solventar esta deuda a corto. Exactamente. Marc. Bueno, primero quería felicitar tanto a Giovanni como a Giuseppe por su análisis económico espectacular, o sea, muy, muy bueno lo que decía Antoni, que a veces hay análisis periodísticos que no tienen en cuenta el corazón, ¿no? O sea, la emoción de ser del Barça y un poco lo que nos preocupa, ¿no? Esta situación. Y el análisis desde el corazón yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Antes has dicho esto, que en Italia se decía que el Barça estaba perdido, que no había nada que hacer, lo vendemos todo, que perdemos el club, que vamos a ser como la Fiorentina, tendremos que renacer, o como el Parma, ¿no? Y bueno, yo creo que no se va a llegar al caso. Sin embargo, aún me duele, o sea, ver este informe fue como una derrota como la del Bayern o contra el Milan en Atenas o algo así. O sea, fue algo muy doloroso porque esperabas algo muy malo y ves que es peor, ¿no? Que es peor, pero hay solución. O sea, lo primero que tengo que decir es que hay solución muy, muy drástica y sobre todo si tenemos ganas de conservar el club como está, ¿no? Porque lo fácil sería decir, mira, que venga un inversor extranjero y ya está. Y bueno, ya no votaríamos nunca más, ¿no? Pero con un poco de voluntad y con un poco de sentimiento se puede solucionar. Lo más grave es lo del margen de maniobra, ¿no? Estos 600 millones que bueno, indican que la diferencia entre lo que tienes que pagar el 30 de junio y lo que vas a recibir es esto, ¿no? Entonces, no te queda más remedio que negociar y no con clubs. Antes has sacado esta factura de dinero que debemos a los clubs. Lo que me consta es que estos clubs ya han recibido el dinero y lo que han hecho es vender esta deuda a entidades financieras. Por lo tanto, no puedes negociar con el Liverpool, ¿no? Con estos 30 millones, yo qué sé, les das a alguien, no quiero decir barbaridades, ¿no? Pero estás Ter Stegen y olvidas del tema. Esto no puede ser, ¿no? Y entonces tienes que negociar con entidades financieras y no queda más remedio que poner como aval el patrimonio del club, que son las instalaciones. Pero es que igualmente si tienes deuda, pues van a ir a por el patrimonio. Entonces, se trata de convencerles. El Barça tiene mucho patrimonio. Esta es lo más importante. El patrimonio que tenemos es brutal. Tiene un valor increíble. Y, por lo tanto, se puede conseguir que estas entidades financieras, una a una, y haciendo llamadas desde el momento en que tengamos nuevo presidente, desde un minuto uno tiene que hacer estas llamadas y convencer a cada uno de estos acreedores, pues intentar
a salvar el tema, ¿no? Y con los jugadores, pues se tiene que ser muy drástico y se tiene que buscar también argucias legales para intentar, pues, que haya algunos despidos procedentes por bajo rendimiento. Pues está claro que hay muchos jugadores de esta plantilla que están cobrando mucho más de lo que valen. Esto es un error imperdonable de la anterior junta directiva y se tiene que cortar por lo sano, ¿no? Y medidas impopulares que contaba también Giuseppe, ¿no? De que hablaba Víctor Font que se debían tomar, ¿no? Pues seguro, no sé si en 100 días o en menos, pero que se tiene que hacer medidas impopulares y renacer. El Barça es demasiado importante como para depender de unos jugadores u otros y seguro que saldremos de esta. Y yo qué sé, con Araújo tenemos un buen ejemplo, ¿no? De gran central que ha salido. A Mingueza en el lateral sufre más, pero también es buen jugador. A Pedri, Riqui Puig. O sea, son oportunidades también para estos jugadores y lo que vamos a hacer también va a ser acelerar su explosión. Entonces, no creo esta travesía del desierto, que es otra expresión que se utiliza mucho por aquí. El Barça va a pasar una travesía por el desierto. Pues no creo que sea tan desierto, ¿no? Y a lo mejor, pues, nos llevamos sorpresas y con un equipo que parecería que no es tan bueno, a lo mejor pues conseguimos éxitos más pronto de lo que nos pensamos. En cualquier caso, Marc, coincidirás conmigo que desde el punto de vista deportivo hablo, ¿eh? No desde el punto de vista económico, que yo creo que la situación es complicada y es grave y seguramente ha contribuido a la falta de ingresos en el club de estos dos últimos años, entre otras muchas cosas, que no quiero poner ningún tipo de paño caliente a la gestión realizada por la Junta Directiva anterior. Han habido errores y evidentemente eso lo estamos pagando. Pero desde el punto de vista deportivo, y coincidirás conmigo, Marc, cada cambio de ciclo que hemos experimentado lo hemos pasado así. Cuando Johan Cruyff dejó, Robson llega, pasamos siempre una, dos, hasta tres temporadas, que seguramente hay ausencia de títulos, hay ausencia porque, es lo que comentas, deportivamente hablo, ¿eh? Tienes que volver a empezar, tienes que regenerar plantilla, tienes que regenerar confianza en nuevos jugadores. Y cada vez se ha dado este ciclo, incluso con Laporta en los dos primeros años de mandato. Recordar, ¿eh? O sea, no, siempre ha pasado lo mismo. O sea, lo que pasa es que, ostras, nos falta memoria, ¿eh? Nos falta memoria. A los barcelonistas nos hace falta un poquito de memoria para recordar tiempos pasados y saber que esas etapas han sido siempre así. Se acaban ciclos, se inician ciclos. Y entre el final y el inicio de un nuevo ciclo, siempre hay un par de años en los cuales se complica la situación. Ganas un título o no ganas ninguno. Esto ya se ha dado históricamente en el club, cuando no es nuevo. Digo deportivamente, pero ahora complicado, con una situación evidentemente económica, fruto de muchas circunstancias, pero también de la pandemia, que realmente va a complicar mucho más esta regeneración que comenta Marc. Has dado en el clavo y yo creo que esto también merece mucha pedagogía, ¿eh? Tenemos que tener paciencia y un poco valorar más las victorias, ¿no? que vamos consiguiendo. Yo qué sé, estamos en cuartos de final de la Copa del Rey, tenemos que estar contentos, tenemos que tener ilusiones, ¿no? Un poco la diferencia entre el Barça y el Madrid, yo creo, deportivamente, es sí, que el Barça sí consigue la excelencia mucho más que el Madrid. Cuando juega bien, juega mucho mejor, por lo tanto tiene mucho más proyección internacional. Pero el Madrid, en cambio, estas épocas de transición, gana alguna cosa, o sea, no hay tanto... O no gana nada como hace dos años, o no gana nada como hace dos años, y no se cae el mundo. Exacto. No se cae el mundo. Nosotros ganamos Liga y Copa del Rey, y el año que nos eliminan de la Champions es un fracaso. Valverde, hace dos años, tres años, nos pasó, ganamos Liga y Copa, nos eliminan de la Champions, sí, de acuerdo. Por el resultado, un fracaso. Eso sí, en el Madrid, por desgracia, no pasa. Si me permites, Matiz, también es por el dinero gastado, ¿eh? O sea, seguro, que no es lo mismo ganar Liga y Copa con un equipo más austero, más de la casa, seguro, ¿no? seguro. Formado, que haberte gastado estos dinerales. Porque casi que te obligaba a ganar la Champions. O sea, no solo económicamente ha sido muy malo fichar tanto, sino que también nos ponía una presión deportiva excesiva, ¿no? Estamos de acuerdo. Y ahora tenemos que romper este círculo vicioso. Yo creo que si salimos de esta, incluso es una oportunidad.
tener un club más sostenible, que toque más de pies en el suelo y a partir de aquí igual ganar las mismas cosas o más, porque tenemos una cantera fantástica y la tenemos que explotar al máximo. Yo siempre digo que yo soy de la época del 73-74, que veníamos de no sé cuántas ligas sin ganar, de cuántos años sin ganar. Mi primer equipo es el de Johan Cruyff, ¿eh? Con Sadurní de portero y Johan de delantero centro, ¿eh? Y realmente que no ganábamos nada, y tú te acuerdas. No, yo seguramente soy de los mayores del lugar, ¿verdad? Bueno, Alberto, a lo mejor... pero yo soy de esa época, ¿sabes? Y entonces, no, yo soy de la época... yo soy prehistórico. Pues yo voy camino, Alberto. Sí, sí, pero siempre me sigue atrás. Hablando de Copa del Rey, final al Collao, ha ganado el Atlético por el Atlético, por 2-1, así que los vascos pasan al cuarto de final de la Copa. Vale, perfecto. Tony. No, yo comparto la opinión de tanto Marco como Antoni, en el sentido de que como barcelonista, como culé, ves una portada, el Barça tiene 1.100 y pico de deuda, pues el corazón te da un vuelco. Y después cuando te enfrías tienes que verlo desde la distancia y también ver de que el club también tiene ingresos, ¿no? También tiene que cobrar de otros clubes que le deben, los patrocinadores le tienen que dar dinero y que esa deuda no es los 1.100 millones, sino que baja ya. Y que el Barça es mucho Barça. El Barça es mucho Barça y estoy seguro que lo recuperaremos todo. Lo que pasa es que hay que tener paciencia, eso es una dificultad. Claro. Y en comparación, Antoni, Tony, lo que te quería comentar yo, del comentario que has hecho de siempre tenemos esos 2 años, ¿no? De pasar de un periodo a otro. La diferencia que hay ahora es el hecho de que antes nos levantábamos, íbamos al bar, habíamos perdido, lo discutíamos, dejábamos el periódico, nos íbamos a casa, teníamos a la mujer o a los amigos y ya desconectábamos. Ahora llegamos a casa, ponemos internet, empiezan los chats, los WhatsApp, y no lo suelta, la crispación es mucho más alta entre la gente. Nosotros mismos nos irritamos, no lo dejamos, no lo soltamos. Y yo creo que muchas veces hay que aprender a dar un paso atrás, relativar un poco las cosas, que al final la prensa le gusta mucho conseguir que haga un poco de barullo, ¿no? Exacto. Sí. No, no es por comparar, pero ¿qué le está pasando al Liverpool este año? Sí, deportivamente, económicamente, ¿eh? También sí, económicamente. También económicamente. Pero el año pasado lo ganó todo, ¿eh? Sí. Sí, cierto. Diciamo che il discorso, il discorso sul Liverpool è anche la non abitudine di quella squadra per tantissimi anni alla vittoria. Hanno vinto ad un certo punto, ma non avevano, secondo me, non avevano la preparazione mentale e il carattere per continuare a vincere. Perché, come dico sempre, vincere è facile perché puoi vincere anche per caso, poi ti devi mantenere. E la squadra e il club forte si vedono nel momento in cui ti devi confermare e ti confermi. Io ho detto qualche giorno fa, parlando di questo, che il Barça si è confermato in quel ciclo stratosferico per 10 anni, il Liverpool non è riuscito a confermarsi se non per un anno e mezzo. Questa è la grande differenza. Il Barça è un club ganador, è abituato a ganarlo tutto. Il Liverpool no. Il Liverpool, tra l'altro, è formato da giocatori che non sono a livello di quelli che erano i giocatori del Barça, del Pep e del grande Barça. Quindi un discorso di... Non dico che il Liverpool non abbia storia, perché non è così, ma ultimamente ha perso quella storia che nelle epoche passate altri giocatori avevano creato. Va bene, va bene, va bene, però Magdalena ci ricorda che oggi il Liverpool va a ganare a Londra 3-1 alla tana di José Mourinho. È así il football. Mi ha ricordato, Maxi, che si habla mucho de que seremos el nuevo Milan y justo este año el Milan... Este año el Milan está intentando de ganar, hombre. Yo no lo sé si lo va a ganar.
lo scudetto, però no, serrando questo argomento e passiamo all'argomento al tema principale del programma de oi, io sto contento che Mark, che Tony hanno parlato, perché abbiamo passato Dias complicato anche in Italia lo Spulers, perché immaginate la prensa e todo, la fisiona che è un paese molto futbolero e la gente sta sperando che un club come il Barça va caendo, no? Perché pensa che il suo club può sostituirlo nella noblesse del football europeo. Però io quiero cerrare questo argomento con le parole di Giovanni, quando hanno detto che l'Inter, che è il secondo nella tabella della Serie A, sta in vendita. Tienes un entrenador, tienes una plantilla, tienes un direttore tecnico molto importante come Marotta, però sta in vendita. E il tio che non sé, la compagnia cina che è il dueño del club, quanto Giovanni, quanto è stata? 2-3 anni, no? Più o meno. Meno. Sì, meno di 3 anni. Así que ora si va vendendo in un nuovo, non sé, una multinazionale, in un banco americano o in un altro cino, però. Esa sì, la differenza che va a passare il Barça e los clubes esiste. Scusa Giovanni, dicevi? No, che non solo è in vendita, ma che è impegno da Suning ad Alibaba. Ah, ecco, sempre sì. Che... C'è anche questo. Perfetto. Va bene. Chiudiamo questo argomento. Giovanni, noi ti lasciamo, ti auguriamo una buona notte. Grazie per il grande lavoro che hai fatto oggi. Va bene, ciao Giovanni, buonanotte. Ciao. Allora, il tema della serata, voto per correo, sì o no allo socio che sono residentes, che vivono all'esterior? È una domanda importante, perché io pensavo antes della riunione de este martes, che ho il mio commentario in questo programma di informativo del Barça era, vale, esperamos che lleguen las papeletas para votar, però non sappiamo se llegaranno con tiempo, no? Sì. Però, vale, esperamos. Almeno no? La intenzione. Però aquí falta la intenzione. Ni la intenzione. Por la seconda vez, en pocos meses, se va negando il derecho al voto a los socios che sono residenti all'exterior. Io creo que estamos aquí para intentar de resolver el problema, no estamos aquí para haciendo polémica, si no vamos cerrando, se vamos a ver una película o una serie de TV, no. Estamos aquí. Resolverlo, creo que nosotros aquí no lo podremos resolver. No, perdóname, resolverlo no, pero proponiendo, ¿no? Aclarar un poco las ideas. Sí, también. Y informando a los socios que va pasando, resolverlo no, claro, no. Nosotros lo podemos... Cuando has dicho voto de correo sí o voto de correo no, yo he visto a Gisi poniéndose el pelo bien y poniéndose para adelante y yo me he ido para atrás. No, realmente, ¿cómo están las cosas? Porque, ¿qué va a pasar? Aquí tenemos, yo lo voy publicando ahora, il comunicato della Federazione Mundo. Así che possiamo empezar con Tony Freire. È così. Il comunicato sobre il voto alla selezione alla presidenza del Football Club Barcelona. Tony, che va passando e perché la Federazione ha tenuto il sentito di fare questo tipo di comunicato? Bueno, nosotros cuando se posponió las elecciones, se anunció la nueva fecha y que había voto para los socios, nosotros automáticamente incluimos a todos los socios en el extranjero.
Entonces nosotros pensábamos que también íbamos a votar. ¿Qué ha pasado? Cuando el club dio a conocer mediante el comunicado que solo se podría votar por correo viviendo en España y en Andorra, pues empezamos a recibir un montón de teléfonos, un montón de mails, de mensajes, de socios en el extranjero, muchos peñistas y muchos que son simplemente socios, quejándose de esto. Y entonces, como somos un movimiento internacional, creemos que era obligación nuestra informar de que la gente pues, no está contenta, que hay una disconformidad sobre esta situación. Inmediatamente hicimos el comunicado, hemos contactado a la Confederación Mundial de Peñas para que hagan llegar el descontento y a partir de aquí, pues desde el club hay conversaciones para ver si se encuentra una solución, sí o no. Muchos de nosotros pensamos que es fácil. Tenemos que pensar también que no es tan evidente organizar unas elecciones y que de repente se pueda votar en el extranjero. Más aún cuando se ha incluido ahora de repente el voto por correo, porque antes era imposible. Es decir, se ha incluido una excepcionalidad para esto. Y ya te digo, ahora es esperar a ver si las conversaciones dan fruto o no. ¿Y cuál la solución puede ser? Yo, la solución es una propuesta, no la solución, perdón. No. Puede ser esta, la voy poniendo nella schermo, eccolo qua. Esta è la, come si vota, come los catalanes va votando per la elezione del 14 de febrero per il Parlamento de Cataluña. Sì, puede ser un... Yo, por ejemplo, participo en las elecciones, he recibido la carta para poder votar, para el voto rogado, y creo que es una manera que se podría hacer también con el Barça, en el sentido que el club ya tiene un censo, podría habilitar, por ejemplo, mediante la OAB, que el socio comunique que quiere votar, que se le envíe por correo certificado la carta, vote y se envíe de la misma manera o por mensajería de vuelta al club. Ahora, yo no sé, en seguridad, qué normas tiene o cómo lo quieren implementar el club, si lo quieren implementar. Es una propuesta que se podría hacer. Es una propuesta que se podría hacer. Per chi ci sta ascoltando, ovviamente anche in Italia funziona così la cosa, non cambia nulla. Arrivano in casa della persona che si iscrive, che chiede di poter votare, arrivano in casa tutta la documentazione, fa il voto, la rinvia con una posta certificata che ovviamente non è la posta certificata, la PEC che abbiamo qui in Italia, che è quella online, ma bensì viene applicato un francobollo certificato, per capirci, sulla busta, e poi la persona deve andare nell'ufficio postale per consegnarla e quindi che poi arriverà. Ecco, questa potrebbe essere una proposta. Antonio, può essere una proposta utile questa qui? Secondo te? Sì, mira, quando ayer hablé con Tony Freire, me envió la carta, me dirigió una carta a la Confederación Mundial de Peñas comunicando el disgusto, el malestar que socios del Fútbol Club Barcelona residentes en el extranjero tenían. Nosotros hemos trasladado no solo la carta, sino que nosotros mismos desde la Confederación hemos hecho alguna propuesta en ese mismo sentido a la Junta Gestora. Porque era lo que yo creo que es el sentimiento que he compartido tanto con Tony como con todos los miembros de la Federación Mundo, como con todos y cada uno de los socios, seguramente con voluntad de votar y que residen en el extranjero. Hemos hecho, por tanto, esta gestión, hemos trasladado esta gestión. Vamos a ver la respuesta que tenemos por parte del club. Pero lo hemos hecho, además, una doble propuesta. Al margen del voto por correo, que se haga extensible a todos los socios del Fútbol Club Barcelona, este voto rogado para los socios residentes en el extranjero, que es una propuesta, lo único que tenemos que verificar exactamente es las garantías que realmente este voto rogado puede tener y que deben ser asimilables a lo que es el voto certificado
o el voto por correo, que Correos en España y Andorra se ha comprometido a hacer con el FC Barcelona. Yo creo que es un problema el club en este caso. Déjame hacer un comentario previo, porque si no, yo creo que seguramente las cosas se pueden hacer de muchas maneras y seguramente mejor, ¿eh? Esto como siempre. También es verdad que en estas elecciones seguramente hemos dado un paso adelante, fruto de la pandemia y fruto de muchas circunstancias y de la presión de la masa social y de la propia Confederación Mundial de Peñas y de sus federaciones, hemos dado pasos hacia adelante para constituir más puntos de votación, que era la primera propuesta que había y que hasta las elecciones del 2015, como recordaréis, solo era un punto de votación que era en Barcelona y la inexistencia, tanto los estatutos del Barça como la propia ley del deporte en Cataluña, del voto por correo. Por tanto, yo creo que el paso adelante ya se dio abriendo nuevas delegaciones en España, seguramente no en el extranjero, pero sí en España. Y hemos de decir, por tanto, que había satisfacción en algunas zonas, evidentemente, no en todas, porque la situación de pandemia y la limitación de movilidad tampoco facilitaba excesivamente la accesibilidad al voto, pero que por lo menos había un avance. Insuficiente desde nuestro punto de vista, pero un avance. La aprobación del decreto por parte de la Generalitat, habiendo la posibilidad del voto por correo, yo creo que es otro avance muy, muy, muy importante en estas elecciones y, por tanto, que el club haya podido llegar a un acuerdo para que prácticamente más del 90% de su masa social pueda votar o presencial o por correo, yo creo que también es un paso adelante. Insuficiente, lo reitero, insuficiente porque deja sin derecho a voto a todo un colectivo de socios que son los residentes en el extranjero. Y yo creo que es importante reclamar en ese sentido que comentamos. Pero incluso más, hace unos días enviamos también una carta, y Tony también lo conocerá, al club, pidiendo precisamente, en relación al tema del aplazamiento de las elecciones, simplemente pedíamos que se reflexionara sobre el día, si era el día más idóneo, el día 24, como estaba inicialmente previsto, pero ofrecíamos al club la posibilidad de abrir más centros de votación, en particular en Cataluña, porque en Cataluña, como bien sabéis, hay confinamiento local. Yo y el propio Marc somos ejemplos claros de que no podíamos haber votado el día 24 si no es saltándonos la norma. No podríamos haber ido a Barcelona. Nos imposibilitaba el confinamiento local que teníamos. Por tanto, ya lo dijimos a la Junta Gestora antes incluso del aplazamiento de las elecciones, dijimos que se deberían abrir más centros de votación, en particular en Cataluña, comarcales, etcétera, etcétera. Y nos ofrecíamos como movimiento territorial para poder abrir ese recurso. En la carta que le hemos enviado en el día de hoy a la Junta Gestora, además de proponer alternativas como el voto rogado que ha planteado Toni Freire ahora mismo, lo hemos puesto por escrito y lo hemos trasladado a la Junta Gestora, vamos a ver la respuesta. También decimos que en Cataluña, en particular en Cataluña, debemos aproximar el voto al socio. Pensad que más del 90% de la masa social del FC Barcelona la tenemos en Cataluña y que, por tanto, posibilitar que las personas domiciliadas en Puigcerdà no tengan que bajar a Barcelona, sino que puedan ir a Manresa, para ellos sería una gran ventaja. O que la gente de Berga tuviera que bajar a Manresa sería una gran ventaja. O que la gente de Ripoll pueda bajar a Vic es una gran ventaja. O que la gente de Granollers o la gente de por zonas donde más afluencia de votantes tenga, de los socios tenga el FC Barcelona, pueda haber esos puntos de votación. También, por tanto, en la doble línea hemos escrito esta tarde esta carta a la Junta Gestora y, por tanto, estamos a la espera de una respuesta en ese sentido. También es cierto otra cosa, que el club está buscando, perdonad que me extienda un poco, pero el club está buscando también en el primer envite, cuando salió la comunicación del voto por correo hace dos días y se propuso por correo postal solo a España y Andorra, pues evidentemente nosotros reaccionamos y dijimos, pero ¿cómo es posible que no se pueda extender el voto por correo?
se nos comentó que Correos no tiene convenio con otros países en Europa y que la garantía que da la certificación del voto no se podía conseguir de otra manera. Eso nos lo trasladaron. Estamos bien, yo creo que debemos analizarlo desde el punto de vista garantista el tema. Yo creo que el club hay una cierta, yo diría, recança, como es en castellà. Recelo, ¿no? Hay un cierto recelo de hacer las cosas, de hacer las cosas siempre dentro de un marco lo más estricto y legal posible o que menos impugnable sea. Y yo creo que eso inhabilita riesgos, inhabilita el hecho de poder dar otras alternativas menos garantistas. Si habláramos solo desde el punto de la bondad, pues seguramente sería posible lo que estamos comentando. Pero si después esto es impugnado por alguien, seguramente pues lo lamentaríamos todos. Y evidentemente en nuestro club no sería ninguna, ni la primera ni la última vez que situaciones de este tipo han generado conflicto desde el punto de vista legal que realmente imposibilitan el avance. Por tanto, yo creo que se ha actuado más desde un punto de vista, es decir, con cierto recelo y cuidado, desde el punto de vista más legal, el tema de la certificación, etcétera, etcétera, y no se han entrado a analizar otras alternativas que no se correspondan con esas garantías, cosa que yo lamento, lo he dicho al principio, y creo que deberemos insistir en que debemos extender ese derecho a voto a toda la masa social de fútbol profesional y más habiendo habilitado el voto por correo. Esa es mi opinión y es lo que hemos trasladado a la Junta Gestora, yo creo, de forma unánime junto con la Federación de Peñas Mundo. Toño, clarísimo, clarísimo. Clarísimo, y además que lo deben hacer rápido, porque si no, no hay tiempo también. El tiempo es tirano en este momento. Yo creo que el club también ha perdido un poco, o ha faltado la sensibilidad de explicarlo. De sí. La comunicación directamente, explicar a los socios en el extranjero por qué no se incluye que podamos votar. Al no hacerlo, claro, la gente reacciona. Yo creo que estamos en empatía. Exactamente. Es que se publiquen las normas, nueva fecha para las elecciones, el procedimiento y tal, y te encuentres esta sorpresa. Es una gran suerte, evidentemente, tener herramientas como la Federación Mundial y la Confederación Mundial para que el club, pues, poder reaccionar, ¿no? Poderles decir que te has dejado este detalle o que intentemos buscar una solución. Pero es que tendría que salir de ellos. Hemos enviado cartas todos pidiendo, pues eso, sedes de votación en el exterior, intentar encontrar una solución. Luego parecía que según la ley solo se puede votar en territorio nacional, con lo que serían solo embajadas o consulados. Y que no tendríamos que ser nosotros los que preguntáramos esto. O sea, un club tiene que tener la empatía de pensar hasta el último socio, ¿no? Y si no puede ser, por lo que sea, comunicarlo, ser proactivo, ¿no? A veces no se puede conseguir todo porque la situación realmente es muy difícil, pero esta proactividad, este como mínimo consolar, ¿no?, a socios a los que no les puedes dar un servicio, pues es increíble que no se haga. Y el riesgo de impugnaciones, pues yo también he leído por Twitter que algún socio francés pensaba impugnar las elecciones. O sea, el riesgo de impugnación está por todos los sitios. Entonces, qué mejor que mirar por la buena fe. Si te impugnan las elecciones por utilizar este método alternativo para este 3%, que parece poco, pero un 3% es significativo y puede decidir el resultado de las elecciones, pues es mejor arriesgar y tener esta buena fe y que vote el 100% y que luego impugnen, que no que haya una impugnación porque no ha sido el 100% democrático, que es lo que tiene menos de ser el club. O sea que ojalá que funcione esta propuesta que habéis llevado a la Junta Gestora, y sería para mí lo más justo. No puedo imaginar que todos los socios de fuera de Andorra y España tengáis que esperar 5 o 6 años para votar. Me parecería
increíble, ¿no? Y ojalá que llegue a buen término. En ese aspecto, es simple, porque es lo que tú decías, si el socio residente en el exterior se siente, digamos, el club le dice las cosas y ve la buena intención del club, por más que no pueda votar es una cosa, pero cuando el socio residente en el exterior se siente directamente ignorado, es otra. El problema es este. Sí, problema de comunicación. Yo creo que estáis dando en el clavo. Exactamente, yo creo que ese es el error. Craso error que se ha cometido es el error de la comunicación. Tú no puedes dar por sentado y por hecho de que dejando al margen del derecho de voto a un porcentaje, y el que sea, es igual, de socios de una entidad, esos socios no van a reaccionar. Eso es demasiado... Es demasiado infantil. Yo creo que el club debería haber previsto ese extremo, debería haber argumentado ese extremo. El argumentario que ahora nos van a dar, porque estoy convencido que nos van a contestar la carta y nos van a argumentar el por qué y el por qué sí y el por qué no, es el mismo argumentario que podrían haber dado anticipándose hace exactamente 48 horas. Y hoy no estaríamos hablando de esto. Estaríamos lamentando, evidentemente, el hecho de que no haya podido ser, de que la situación pandémica en países pues no contribuya, todo, pero seguramente la sensación sería otra. En cambio, la sensación de ninguneo, yo creo que se agrava precisamente por esa falta de sensibilidad que comentaba antes Marc, y coincido, o de empatía. Yo creo que deberíamos haber sido todos mucho más empáticos, pero en particular el club es quien tiene la responsabilidad. Cuando obtengamos la respuesta y hagamos llegar la respuesta, porque la tendremos y la obtendremos esa respuesta, y no obstante nosotros insistiremos en ver de que se estudien todas las posibilidades y todas las probabilidades. No vamos a dejar simplemente el tema en una carta y mira, y cuando nos respondan, uy, qué lástima, pues fíjate tú. No, vamos a intentar pues buscar soluciones complejas, difíciles, pero en países como Francia, por ejemplo, y Alemania, que es donde se concentra un gran número de socios del Fútbol Club Barcelona, donde seguramente más, Francia y Alemania se concentran un número muy importante de socios. Y Reino Unido también, ¿no? Más Francia y Alemania, ¿eh? Francia y Alemania. Sí, tengo las cifras, por ahí. Francia y Alemania. Que tengo las cifras en algún sitio. Sí, seguro. Pero vaya, que incluso habiendo puesto una sede seguramente hoy en Berlín, el socio de Stuttgart no hubiera podido ir a votar a Berlín. Estaba claro que lado. Exacto. Hoy en día es así. Y pasa lo mismo en Inglaterra. Un socio de Liverpool no puede ir a votar seguramente a Londres. Londres, exacto. Pero bueno, pero al margen de esas situaciones y circunstancias particulares, yo lo que creo es que, bueno, vamos a seguir por lo menos en el debate con el club a intentar pues buscar una solución alternativa que sea satisfactoria, o por lo menos conseguir una comunicación satisfactoria de esta situación a todos y cada uno de los socios y socios del Fútbol Club Barcelona residentes fuera del Estado español y de Andorra. Sí, el problema es la comunicación, porque yo entiendo todo, entiendo las dificultades del Barcelona, las dificultades de Correos, pero una carta, una email, un correo electrónico en el cual me se diga, a me se parlo in italiano tranquillamente. No. Io abbia chiesto una disculpa del Barça. Non mi gusta essere ignorato. Era un mail individualizado, no es nada difícil. Y antes de comunicar esto, te diriges a tus socios, a los cuales provisionalmente dejas al margen, pero incluso les dices que estás buscando soluciones. Es que no entiendo, hoy en día con el mail sí es súper fácil enviar mails personalizados
a cada uno de los socios afectados. Los socios, exacto. Yo tengo que decir que a mí me han impactado mucho las llamadas que he recibido, porque he hablado con muchos socios de... Bueno, y Maxi, tú también, porque conoces algunos con los que he hablado. Que lo dolido que se siente, a mí me ha sorprendido mucho. Sí, yo he visto siempre el barcelonismo que hay alrededor del mundo y sé que la gente lo vive con pasión, pero que se le diera tanta importancia a no poder votar, por tanta gente no me lo esperaba. Bueno, porque es que somos un club diferente. Y somos un club, es que somos un club diferente y si somos como somos es gracias precisamente a esto, ¿no? A que somos un club democrático. Esto no pasa en otros clubs, No pasan estas situaciones seguramente. Pero nosotros somos un club que nos mueve un sentimiento y ese sentimiento de pertenencia a un colectivo, que es el Fútbol Club Barcelona, que va mucho más allá de los jugadores, que va mucho más allá de ganar o perder, sino que formamos parte de este sentimiento. Pues claro, cuando alguien de nuestra familia pues de alguna manera siente dañado uno de sus derechos principales y primordiales en democracia, que es el voto, pues evidentemente la reacción es la que es. Y es más de un sentimiento que no desde el punto de vista legal, porque no mueve, a mí no me mueve el tema legal. El tema legal es algo, bueno, circunstancial. Lo que me mueve es el sentimiento de no poder participar en la vida del club, de no participar en la vida democrática de mi club. Y evidentemente eso que cada uno lo interioriza como tal, lo exterioriza también de una manera pues realmente con el mismo sentimiento. Sí, por ahí me pasa. El mismo sentimiento. Y ese es el problema que tenemos, que somos un club diferente y que por lo tanto los que nos dirigen deben entender que esa sensibilidad, que deben entender que ese sentimiento a flor de piel que tenemos como socios del Fútbol Club Barcelona realmente debe ser contestado con las mismas herramientas, ¿no? Con sensibilidad, con empatía, con proximidad. Yo creo que ahora, que en este momento, precisamente lo que ha faltado es esa proximidad al socio, esa proximidad a las personas que cuanto más lejos están, más próximas tienen que sentir al club, ¿no? Y yo creo que eso es un error. Y lo digo con toda claridad. Y yo creo que estamos como club aún a tiempo de regenerar esa herida, de restañar esas heridas y de intentar pues cicatrizar lo antes posible esa herida que se ha generado con esa ignorancia por parte del club hacia estos socios. Creo que estamos aún a tiempo o de buscar una fórmula que solvente esta situación o como mínimo de buscar una comunicación que de alguna manera aproxime al club al socio. Io credo che anche tutto questo sia ampliato dal fatto che ci sono anche le elezioni per il Parlamento catalano e quindi moltissimi, gran parte dei soci residenti all'estero sono catalani che vivono all'estero e infatti Giuseppe con il suo bel italiano di questa sera ce lo sta dicendo e aggiunge Giuseppe Martin che la mancanza di informazione è stata fondamentale e ha lasciato indifesi i soci residenti all'estero. Salutiamo Sara, che è da Washington e che votante anche lei come Tony Freire, usando il voto per gli spagnoli residenti all'estero, dice hai soluzione bastante sencillas de aplicar e qui dice, aggiunge, il voto per correo certificato è lo más sencillo y se puede applicar sin complicaciones. Mi sono perso la Giusi che è caduta, però vedete quello che sto dicendo, che è stato amplificato anche dalle elezioni catalane, perché questa è l'email inviata dagli amici dell'Associazione Catalanza Roma, che spiegano, che l'hanno preparata qui, eccole qui, che spiegano che si può iscriversi per votare alle elezioni del Parlamento catalano dall'estero. E molti a cui è arrivata questa email, oltre che essere pegnisti della Pegna di Roma o della Pegna di Napoli o della Pegna di Torino, sono anche soci del Barça. E quindi si chiedono,
Ciao Alberto, diamo il benvenuto ad Alberto Parera. E si chiedono perché possiamo votare per la Generalitat, per il Parlamento catalano, e non possiamo votare per il Barça? Ecco, no, Antonio, la perché elettoralmente ha una normativa. L'elezione del football club della Generalitat della Catalogna stanno soggette a una normativa. E una normativa che precisamente enmarca tanto il voto per correo come il voto rogato. Eso es normativo. Eso no es que sea fruto de la buena voluntad de nadie. Es fruto de la ley. Y la ley electoral marca exactamente cómo debe ejecutarse exactamente un proceso electoral, tanto en Cataluña como en otras zonas de España. En otras zonas de España tienen ley electoral. Nosotros en Cataluña no tenemos ni ley electoral propia. Nos ceñimos a la ley electoral aprobada en el Parlamento español, en este caso, porque hemos sido incapaces de aprobar en todo este tiempo una ley electoral catalana, ¿de acuerdo? Pero al margen de esta consideración, lo que sí que está claro es que el voto rogado, el voto por correo y todo el resto de modalidades de voto están enmarcadas dentro de un procedimiento normativo, mientras que nosotros, en este caso, fruto de un decreto de hace exactamente 15 días de la Generalitat de Cataluña, permiten que nosotros nos ceñimos a la ley del deporte de Cataluña, la ley del esport, al marc, me puede corregir o rectificar, abrió una brecha para posibilitar no votar en un solo sitio presencialmente, sino abrir más puntos de votación. Y eso, la ley del deporte en Cataluña, pero la ley del deporte no contempla el voto por correo, ni el voto telemático, no lo contempla la ley del deporte. Nosotros estamos sujetos a esa ley. Ha tenido que ser un decreto de la Generalitat de Cataluña la que habilite el voto por correo, que no el voto rogado, el voto por correo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se puede comparar la forma del voto rogado, se puede comparar con las elecciones catalanas, se podría hacer, pero que realmente eso no está normativizado en las elecciones al Fútbol Club Barcelona. Que se puede dar desde la buena voluntad, como comentábamos, pues claro que sí, y yo lo hubiera hecho desde la buena voluntad, pero no porque esté normativizado, como sí que lo está el voto en las elecciones, tanto autonómicas como nacionales. Pero eso es norma. Una cosa es la ley y otra cosa es la buena voluntad. Chiarissimo. Pero falta la información, ¿no? Falta eso, porque si al menos existía la buena voluntad y cada socio, hoy como es que estamos en la era de las comunicaciones, cada socio puede ser contactado y el club le explicaba las cosas, era distinto a que el socio residente en el exterior sea directamente ignorado. Falta la comunicación. Tengo los datos, por curiosidad, no sé si los queréis saber. Sí. Un poco la respuesta del Barça nos dio seguimiento cuando preguntamos por el tema. Portugal hay 15 socios, entonces sería un poco más marginal, aunque todos tenemos el mismo derecho, ¿no? Pero Francia, 316, Francia. Suiza, 265, Alemania, 209, Bélgica, 132, Holanda, 92, el Reino Unido, 253, Italia nos pusieron 74, que yo creo que se equivocaron, que ya lo comentamos, y me faltaría saber. No, más o menos, puede ser que 10 más perché sono i catalani che vivono qui e non hanno cambiato la residenza. Maximiliano Morgante che vale per 3 soci. Sì, claro. No, por lo grande. Claro, tan grande. Che hay mucha gente, in molti paesi cercani se tendría que encontrar una soluzione, es que parece mentira. Parece mentira. Treballarem per això. Hem de continuar treballant per això.
dobbiamo continuare a lavorare per questo, dice giustamente Antonio. Noi speriamo, siamo stati chiari anche con tutti i soci che ci stanno e vi ascolteranno anche in podcast nelle prossime ore, che la cosa importante è non essere ignorati. Questa è la cosa importante, non è fondamentale. Poi, se si può riuscire o non si può riuscire, io ho detto una cosa nei giorni scorsi, siamo disposti, come almeno io, Massimiliano Morgante, è disposto a cedere questo mio diritto al voto se andiamo a votare e se abbiamo un presidente il prima possibile, per riprendere un cammino che è quello che abbiamo lasciato con l'inizio delle elezioni. I processi elettorali devono arrivare a una fine, però ecco, bisogna arrivare a un punto. Volevo dire una cosa importante. Io per cultura personale, valori personali, politici, culturali della mia famiglia, non denuncerò mai le entità da cui sono socio. Non lo denuncerò mai. Posso essere d'accordo o non d'accordo, fare una critica, una protesta, ma non lo denuncerò mai, perché denunciare l'entità, in questo caso il Football Club Barcellona, è per me una barbarità, è una cosa che io non ho nella mia cultura e nella mia storia. Chi è libero ovviamente di denunciarlo è libero di farlo. Io personalmente sono contrario. Come dice Antonio, continuiamo a lavorare affinché si migliori e si riesca a far votare i circa 3.000 e picos soci all'estero. Ecco, credo che sia questo il e salutiamo anche Walter Brizio, un saluto da Rosario, una charla molto costruttiva. Dice Walter. Ciao Walter. Ciao Walter, un abbraccio, saluto a tutti gli peñistas del Rosario. Esattamente, una charla molto costruttiva che speriamo di continuarla, Tony, los próximos días con otro medio de comunicaciones e lo mismo con lo medio de comunicazione della federazione, no? Io lo único que quiero desear, sí. No, antes de marcharnos, quiero desear a todos, de verdad que a todos los que nos estén escuchando y a los que nos pueden escuchar en el podcast, nuestros mejores deseos, de verdad. Estamos en una situación muy complicada en todos los países de nuestro entorno. Vemos las cifras de contagios y vemos exactamente las situaciones que estamos viviendo en los hospitales. Creo que es bueno que nos acordemos de todas estas personas que están padeciendo esta enfermedad y esta crisis. Creo que debemos mostrarnos solidarios con todos y cada uno de ellos. Parecía que va a hacer un año, prácticamente en un mes va a hacer un año que arrancó esta crisis del coronavirus, como bien recordaréis. Yo, tal día como hoy, estaba en Italia el año pasado. Estaba precisamente en Bolzano, en la fiera Bolzano, y prácticamente estaba arrancando la crisis del coronavirus de manera muy puntual, la semana después de volver. Recuerdo perfectamente. Ha pasado un año y yo creo que deberíamos entre todos ser capaces de entender lo que nos ha pasado y realmente poner énfasis en aquello que es realmente importante. El Barça es importante, y las elecciones son importantes, muy importantes, pero en este momento yo creo que todos debemos también acordarnos de todas y cada una de las personas que están padeciendo esta situación, que están padeciendo la enfermedad y que realmente están viviendo en sus propias carnes ya no solo el hecho de la enfermedad, sino la crisis económica que se deriva de esa situación, que es realmente la ola más nefasta y negativa que vamos a tener. Hemos tenido una primera ola de coronavirus, una segunda ola de coronavirus, una tercera ola de coronavirus, pero la ola más importante, que es la crisis económica que se deriva de todas estas olas, aún no la hemos vivido lo suficiente. En España hay muchísima gente que está al borde de la pobreza, por no decir que ha superado ya ese extremo, y como ha pasado y está pasando seguramente en países de nuestro entorno, Italia, seguramente pues estáis en una situación similar. Creo que, por tanto, debemos seguir trabajando todos juntos para vencer esta situación, para contribuir
a que, que sean menos las personas que se descuelgan de su nivel de vida habitual y que realmente entren en una situación de pobreza y de extrema pobreza. Creo que debemos pensar en ellos y vamos a seguir trabajando desde el movimiento de Peñas para contribuir a que esta brecha que comentábamos antes, pero en este caso que la enfermedad ha creado, sea la menos posible. Por tanto, un saludo intenso y profundo y un fuerte abrazo para todas las personas que realmente están padeciendo este momento, ¿eh? No quería marchar sin decirlo, porque parece que nos hemos habituado a esta situación. Parece que nos hemos habituado. Tercera ola, tercera ola. Pero no es la tercera ola, es realmente las causas de esta primera, segunda y tercera ola. Por tanto, nuestro apoyo y nuestra predisposición desde el movimiento de Peñas ante todo esto. Estoy totalmente d'accordo. Antonio, chiudiamo con il perfetto italiano di Giuseppe Martino questa noce. Totale fiducia nel lavoro che Tony Ferrer e Tony Gill stanno facendo per ottenere il voto per posta per i soci residenti all'estero. Perfetto! Giuseppe Martin, fantastico! Esatto. Lo que hace el Google Translate, ¿eh? Ayuda, no digo que sea todo, pero ayuda. No, pero ayuda mucho, ayuda en ciertos aspectos, sí, porque si hay alguna manera que usa determinado. Sí, la cosa importante, no. La cosa importante es que no te va traduciendo el argentino, hombre. No, pero además no te traduce los manierismos que usa. Y los peores sería si te traduce los rosarinos, ¿no? Como habla Leo, una chancha, que yo no entendía que el significado de una chancha, si no tenía chancha a mi lado un rosarino que me lo explicaba. No es una chancha, sea chancha. Ah, sea chancha, sea sí, chancha. Sí, se puede decir, o que se deprime o que se enoja. Oh, madre santa. Y él decía que se enojaba, se achanchaba. Se achanchaba, perfecto. En español existe ese espíritu de achantarse. Achantar. Sí, achantarse es retenerse, achantarse. Sí. Se achanta. No, es achantarse, que es o cuando uno se deprime o cuando se enoja. Y él lo decía por el chico, que se achanchaba. Dice, en vez de decir se enfada, no, dijo se achancha. Digo, ¿qué habrán entendido? ¿Qué habrá entendido la gente? Vale, perfecto. Allora, una buona notte a tutte e tre, Marco Ornette, Antonio Gil, Tony Freire, e stiamo in contatto. Grazie mille. Speriamo che tutto sarà bene. Sì, grazie. Un forte abbraccio a tutti e tre. Buonanotte, visca il Barça. Ciao. Allora, chi ci abbiamo? Chi ci abbiamo? Sì, abbiamo... La Giussi si è persa e il commentario di Sara che salutiamo. Che dice, Sara? Dice che Giuseppe Martin fa servire molto bene al Google Translate, lo usa molto bene il Google Translate. Salutiamo Sara, salutiamo Giuseppe, salutiamo a Walter che sicuramente starà nel caldo di Rosario mentre qui viviamo un po' di frio, però. Alla Giussi purtroppo gli è caduta la linea, quindi chiedo al nostro regista Pietro Locatelli, che salutiamo, che se dovesse rientrare insomma la reinserisce. Allora, io aspettate che cerco di prepararlo, perché ci abbiamo, insomma, diamo il benvenuto a Albert Parera che ci ha atteso, che salutiamo ancora Sara, grazie. 38 gradi alla ombra, dice Walter. Sì. E salutiamo Sara Bonanì, per noi tu che a Washington insomma è ancora piena, ancora sta il sole in Washington, hace frio in Washington, e a Rosario sono le 19:42. No, speriamo che non hace muy frio a Washington come ha visto il senatore Sanders, no, che stava a Washington.
Va bene, ciao Sara, ciao Sara. Allora, ciao, Sara. Torniamo al Barça, torniamo al Barça del campo. Albert ieri non è stato con noi, quindi gli chiedo di fare un commento alla partita contro il Rayo Vallecano e poi vediamo un po' il sorteggio, perché ci abbiamo il Ladrelli Club che, come ci ha detto Alberto e come ci ha detto Magdalena prima, ha passato il turno e quindi è un possibile avversario del Barça. Vai Albert, commento alla partita di ieri. Ciao a tutti, sulla partita di ieri. Io penso la partita di ieri non era per niente facile, non era per niente una partita facile. Sicuramente è una partita più difficile da giocare che partite della stessa Liga, della stessa Primera Divisione, come potrebbe essere sicuramente una partita come quella al campo dell'Elche domenica scorsa o qualsiasi altra partita, per esempio al Camp Nou. Non era per niente facile, perché alla fine è un torneggio adesso che si gioca una partita e giocavamo a uno stadio contro una squadra okay, di una divisione inferiore, però alla fine tra queste squadre forti dalla seconda divisione, come potrebbe essere l'Almeria, Spagnol, Mallorca, Rayo, e la differenza da loro con il Cadiz, il Huesca, lo Sassuna, l'Elche, non è tanto grosso. Alla fine penso che sono squadre che ci sono tante similitudini, quindi forse la mentalità è di andare a giocare come è una squadra di seconda, però è una squadra che forse sta allo stesso livello che l'Elche, che è una di primera, quindi questo è già un primo ostacolo. E dopo, come dico, questo torneggio è una partita per loro, è la sua partita dell'anno, per la squadra, la partita per della vita. È per ogni giocatore, perché ogni giocatore dal Rayo, molti da loro non hanno giocato mai contro il Barça, quindi hanno un allenatore che ha fatto un grande lavoro a Mirandese, squadra molto difensiva, a differenza da quel Rayo offensivo che conoscevamo, e veramente è stata una squadra difensiva, dura di giocare. Leo Messi che ritornava, non lo so quanti falli ha ricevuto, non era per niente facile, anche a me non mi piace parlare, però ovviamente il campo non era, diciamo, verde o bello come il campo. No. Certo. Ma non voglio parlare, che per me questo non è una squadra. Il Barça deve vincere ugualmente. E non è stata facile, loro hanno lavorato tantissimo, hanno fatto una difesa tanto forte, una prestita molto buona, e hanno fatto un gol in una giocata, in una perdita, e hanno fatto un gol. Quindi con una situazione così, per niente la squadra era difficile risolvere la partita, e lo ha fatto. Quindi io sono contento, diciamo, ovviamente non per me è stata una partita splendida, eccellente, no, per una, non era una partita per niente facile giocare un mercoledì, che giocavamo ogni tre partite, giocando alla fine con la stessa squadra che stiamo giocando ogni tre partite, dove nella partita contro il Rayo c'erano giocatori che non hanno livello per il Barça, quindi non era il Barça più forte, quindi non era facile, e l'ha risolto bene. Ha entrato a giocare giocatori come Jordi Alba, che Jordi Alba veramente... quando non sia Jordi Alba nella squadra, certo che in difesa a volte si sbaglia tanto, però quando non sia Jordi Alba nella squadra ci mancherà tanto, ci mancherà tanto. Mi ricorda un po' a... con tutta la differenza, però mi ricorda un po' quello degli ultimi anni di Dani Alves, che la gente già parlava male, non avevamo bisogno di Dani Alves, si deve andare via. Guarda come quegli anni, dopo il Dani Alves, giocando con Alex Vidal, giocando, non era per niente uguale, quindi Jordi Alba ci dà ancora tantissimo, l'ha dimostrato. Dopo Leo Messi mi è piaciuto la sua attitudine, gli ha mancato anche sicuramente l'ultimo gol o qualche altro gol che potrebbe aver fatto. Mi è piaciuto la sua attitudine, e dopo c'è un nome anche che voglio commentare, che è Ricky Puig, giocato di titolare, penso che tutti lo stavamo guardando. Io dopo la partita da domenica e dopo tutte queste ultime settimane penso che meritava giocare a titolare per avanti da Pedri, perché no? Oggi o almeno ieri prima dal Rayo, per me Ricky stava in un momento meglio che Pedri, quindi perché non giocare? Pedri non deve giocare adesso sempre a titolare, era un momento per Pedri. Ha giocato, non ha fatto, diciamo, forse la migliore partita sua, però ha fatto una buona partita. Per me ha dimostrato
che ancora ci può dare tanto, la circolazione della palla ti aumenta una velocità, non sempre fa la cosa più facile, tenta di fare una cosa un po' più che non quel passaggio sempre più facile al giocatore a fianco suo, no, tenta di fare qualche cosa più, a me questo mi piace e per me dimostra che può essere adesso il quarto interiore dal Barça. Pjanic penso che lo userà tantissimo come sostituto da Busquets, però davanti da loro penso che Ricky adesso già possiamo dire che è il sostituto sia di Pedri, senza dubbio, e forse perché non sia di De Jong in una partita facile al Camp Nou con Pedri, perché no provare a giocare con i due jugones che si dice. E dopo, guarda, iniziamo a essere nella fase finale della Coppa. A Koeman gli chiedono tanto se forse è l'unico torneggio che vinceremo. Forse sì, sicuramente è il più facile. Non dobbiamo sognare con la Champions, andare la prossima partita l'eliminatore contro il Parigi, per me il favorito è il Parigi, e dopo la Liga con un Atletico che veramente sta facendo numeri da record. Ya non è il proprio Barça, l'altro giorno stava vedendo il Barça sta facendo numeri per vincere la Liga, più o meno sta facendo lo stesso numero, 40 punti, 39, che in questi momenti non sono male numeri. Il problema è che l'Atletico sta facendo numeri per arrivare a 100 punti, quindi una cosa che penso che non lo farà. Penso che il momento dell'Atletico male arriverà, perché l'Atletico non è il Barça né il Real Madrid, per molto che sta giocando bene arriverà il momento dove Suarez non segnerà gol, dove João Félix non farà la sua partita, arriverà. Io penso che ancora ci sono delle opzioni, però la Coppa vediamo. Per me, salvo sorpresa, dico forse Villarreal, per me sarebbe una sorpresa anche se vince la Coppa. Per me è una Coppa che se non si trovano perfettamente il Barça e Siviglia possono arrivare alla finale. Per me sono abbastanza superiori agli altri, tranne un po' Villarreal. Quindi vediamo il sorteggio di domani. Però per me, se il Barça ha fortuna nel sorteggio e non si trova a Siviglia neanche nella prossima, o Villarreal, per me Villarreal anche sta non lo stesso livello di Siviglia, ma anche dura, per me il Barça ha tante opzioni di arrivare alla finale, tantissime, perché guardando le squadre, Almeria sarebbe un po' lo stesso livello del Rayo, forse un po' sopra, un po' più difficile, però è là. Dopo il Levante, per me la più facile sicuramente di tutte quelle, e per me dopo è il Betis penso che è una squadra che ha un livello superiore per giocatori e per nome al Granada e all'Athletic Club, però è una squadra che, per il tipo di squadra che è, con una difesa debole, certo che ha giocatori di altissima qualità, Canales, Fekir, Lainez, Tello, gente, Joaquín, però in difesa sono deboli, e al Barça penso che gli va bene meglio una difesa debole, una partita molto più aperta che una partita chiusa come quella che ci ha fatto l'Atletico in finale, o forse il Granada ci può anche fare una partita difficile da giocare, e dopo Villarreal e Siviglia, che sono i più forti, però per me se non ci troviamo Siviglia specialmente o Villarreal, per me deve essere una Coppa che penso che dobbiamo arrivare fino alla fine. Io voglio o l'Almeria o Levante, chiaramente, non voglio nessuna degli altri, se no Almeria o Levante, ecco, vediamoli, no, così chiediamo pure a Giuseppe che cosa ne pensa di queste squadre. Allora, Levante, Betis di Siviglia, Villarreal, Siviglia, dico con questo tono perché mi ha impressionato molto la facilità con cui ha eliminato il Valencia non mettendo tutti i titolari, e poi aggiungo che secondo me è la squadra, guardate, non dico della Liga, la squadra d'Europa che si è rinforzata più di tutti, perché il Papu Gomez, oltre a essere perfetto per il Siviglia e per la Liga, ci avrà una rivalsa, una voglia di far vedere all'Atalanta, a quelli dell'Atalanta, che lui è ancora un giocatore determinante che farà faville al Siviglia. Guardate, veramente. Allora, ha un allenatore. E ha un allenatore bravo, Lopetegui. Sì, perché Lopetegui ha avuto mala fortuna a Madrid, non l'ha saputo fare, però per me sta dimostrando. Io non era molto da Lopetegui, però per me sta dimostrando. Tu vedi giocare al Siviglia, bravo, in difesa.
in difesa, si sa difendere bene, sa giocare la partita, sa soffrire, ma con la palla sa cosa gioca, sa come uscire la palla, hai dei giocatori perfetti, penso adesso il Papu, adesso non mi esce il nome, Suso per esempio, un altro grandissimo Suso. Giocatore, l'argentino, la squadra, sì sì. Sono d'accordo con te, Max. Allora, diciamo, Siviglia, Almeria, Atletico Bilbao e Granada. L'Almeria è l'unica squadra di seconda che c'è e quindi ricordiamo come funziona il regolamento della Coppa, che prevede che se si dovesse incontrare il Siviglia, l'Almeria si giocherà sul campo dell'Almeria. Invece, se si incontra una squadra di primera, allora c'è il sorteggio. Nel sorteggio puro si deciderà, si vedrà insomma chi giocherà in casa e chi giocherà fuori casa. Giuseppe, qual è secondo te il sorteggio migliore per il Barça domani? E il peggiore? Peggiore, chiaramente, ne cito due: Siviglia, innanzitutto, e l'Atletic. Perché l'Atletic mi ha fatto e mi sta facendo sempre più un'ottima impressione. E l'invitato al ballo è il Levante, assolutamente, perché la giudico anche meno pericolosa dell'Almeria. L'Almeria c'è quell'incognita da squadra di seconda che può in qualche modo mettere in difficoltà anche per la voglia di competere con una squadra di categoria superiore, per la coscienza di essere inferiori, ti può dare ai giocatori dell'Almeria quel qualcosa in più che magari il Levante, essendo pari categoria, tra l'altro sta andando anche abbastanza male in campionato, può non darti. Quindi Levante è sicuramente la mia invitata al ballo, quella da evitare, Siviglia in primis e Atletic secondo me subito dopo. No, Alberto, sicuramente quello che dice Giuseppe ha ragione, pensando un po', penso che forse il Levante, con la situazione che c'è nella classifica, si vede che deve giocare contro il Barça. A volte è successo questo, non mette tutti i forti, preferisce riservare i forti e metterlo nella Liga perché si gioca la vita. L'Almeria invece sì, si gioca anche andare a primera, non c'è tanta differenza tra Levante e Almeria, però penso che ancora contro il Barça metterà tutti i forti, invece il Levante forse no. E inoltre ragione, quello che sottolineava Albert, no? Che Almeria e ad esempio l'Elche o il Cadice hanno lo stesso livello. Più o meno? Sì. Io sono d'accordo con voi, appunto eviterei fortemente il Siviglia, eviterei fortemente anche l'Atletic Club perché sta in un momento di grazia. E vedremo già domenica, insomma sarà una partita complicatissima. Sulle altre sono d'accordo con voi, tranne l'Almeria potrebbe avere una forza, insomma una spinta morale molto grande. Io penso che il Villarreal ha un occhio più sulla Liga e sull'Europa League che riprenderà. Il Granada invece, Granada e Betis potrebbero dare tutto per arrivare in fondo a questa competizione, che ricordiamo è una porta verso l'Europa, perché sì. Il Granada non arriverà, lo vedo complicato che ritorni, che di nuovo va in Europa League, e anche il Betis insomma la deve battere, mentre il Villarreal è lì a lottare, anzi il Villarreal spererebbe di poter arrivare in Champions League, fa certo fuori una tra Barça e Siviglia, insomma la vedo complicata. Però il Villarreal è una squadra che è più da Liga e poi ricomincerà anche l'Europa League. Allora, invece... Per me sì. I più complicati sono il Siviglia e il Villarreal. Per me. Sì, no, hai ragione Alberto. La del club forse lo cominciamo a conoscere, e anche Magdalena, insomma, d'accordo sulla Liga con Alberto. E parlando di Liga, appunto, la partita...
contro la Athletic Club di domenica sera alle 21, poi la analizzerà bene la Giussi sabato sera, però insomma, Albert, è una partita, possiamo dire che il Barça già comincia a conoscere il Athletic Club, e secondo te l'Athletic Club ha ancora ampi margini di miglioramento? Può migliorare ancora di più il gioco di Marcelino? Secondo me il Barça dovrebbe iniziare a conoscere, non lo so se già lo conosce meglio, non lo so se Koeman avrà visto le soluzioni per giocare contro l'Atletico, ma dovrebbe, dopo 120 minuti, che chiaramente l'Atletico ha giocato dello stesso modo tutti i 120 minuti, che molte volte è simile all'Atletico, da sempre l'Atletico che ci ha eliminato l'anno scorso contro il Barça, un Atletico alla fine molto forte, al contrattacco, 4-4-2, quindi normalmente l'Atletico già inizia a essere una squadra molto, molto similare. Io penso che, io per questo non ho detto l'Atletico, perché penso che l'Atletico la terza volta in Coppa che ci deve eliminare, perché Coppa, Supercoppa e un'altra volta in Coppa, penso che non deve essere possibile, già per la propria morale dei giocatori, la voglia di vincere l'Atletico, penso che un po' la vendetta deve essere là, un po' la voglia di vendetta deve essere l'autostima dei giocatori, ma dopo questo già iniziamo a conoscere l'Atletico Club de Bilbao, il suo modo di giocare, e sulla domanda sì, c'è molto ancora spazio per migliorare, io penso di no. Penso che l'Athletic ha tantissime limitazioni come squadra, non già per il fatto di acquistare o non acquistare, con questi giocatori che adesso ha, che oggi ha, è una squadra per me lontana, o per me dal livello di qualità dei giocatori, per esempio, per me sta un livello sotto forse dal Betis, per esempio, per me. Sì, io sono d'accordo con te, Alberto. Sì, che è una squadra che fa tanti anni che giocano insieme, si conoscono bene, sanno le sue limitazioni, sanno che devono difendere bene le fortalezze, e dopo forse hanno un'occasione e la fanno. Adesso, oggi, stavano perdendo contro l'Alcoyano, quindi stavano perdendo. Per me è una squadra con limitazioni, ha due o tre giocatori diversi di caratteristica, ma gli altri sono lavoratrici da squadra, non dico che sia una squadra debole, perché non lo è, però per me ha limitazione. Marcelinho sta facendo un grandissimo lavoro, vediamo se lo fa, sì. Sicuramente lo farà, però per me ci sono, non è lo stesso Atletico, per esempio, che quello che è arrivato alla finale nell'Europa League con Marcelo Bielsa, c'erano tantissime altre cose. Quindi aveva lo stesso problema di acquistare, però nella squadra c'erano gente molto diversa, gente molto versatile, gente di un altro livello. Ieri tu hai riconosciuto sicuramente l'allenatore del Raio, no? Sì, Raola, no? Antoni Raola. Quante finali del 2009-2012 ha perso col Barça? Che l'Atletic Club c'era Iraola, ma quell'Atletic Club secondo me era molto più forte di quello di adesso. Senza dubbio. La squadra che giocava Iraola era molto più forte. Senza dubbio. A me spaventa l'entusiasmo di questa squadra. Esatto. L'entusiasmo può mascherare mille difetti. Sì. Questa squadra adesso sta andando a mille da quel punto di vista, e l'entusiasmo ti fa passare sopra tante cose, quindi a me spaventa questo, non tanto l'elemento tecnico, la forza della squadra, l'aspetto caratteriale e psicologico spaventa, sono in rampa di lancio, sì. Ecco perché li vorrei evitare. Sì, Ma questo alla fine arriva, penso che ci sono dei limiti in una squadra così. Quindi sì, ma certo. È dura. No, io anche sono d'accordo con te, è molto dura, e sono come una famiglia, quindi vedi che tutti vanno insieme, e questo è molto più a volte importante che avere un giocatore di grandissima qualità, però per arrivare in lontano in Liga, soprattutto in Coppa, lo possono fare, ma in Liga per me ci sono delle... Ma io non mi riferisco, Albert, non mi sto riferendo alla Liga. Mi sto riferendo all'eventuale scontro con il Barça in Coppa. Certo, alla lunga l'entusiasmo comunque lo paghi, perché va a scemare, ma sul primo periodo, e questo è il primo periodo, il nuovo Marcelino
potrebbe crearti problemi. Andrea Fabiani però ci ricorda una cosa che adesso andiamo a cercare. Leggo che il sorteggio dei quarti sarà senza paletti, per cui l'Almeria può giocare fuori casa. Vediamo se questa cosa dei senza paletti però, Andrea, è riferita al sorteggio puro, cioè si sorteggia chi incontra senza testa di serie eccetera. Vediamo un po' però, perché è una bella, lo vado a cercare. Intanto però, tornando sulla Liga, Alberto prima ha detto una cosa sull'Atletico Madrid, no? Questo fatto che comunque poi arriverà il momento in cui Suarez non segnerà sempre. Io però oggi, per esempio, mi chiedevano un'informazione su come sarà l'Atletico. Io ho detto che questa cosa che pensa Alberto, che io condivido, però la vedo più sulla Champions che sulla Liga. Mi sembra l'Atletico costruito quest'anno per vincere la Liga, perché a differenza degli altri anni, in una competizione lunga, no? In una competizione che non come la adesso la Champions, che fai due partite e puoi entrare o puoi uscire, e in una competizione lunga c'ha una difesa che non prende gol come quella che c'è sempre avuto, però costruisce più e poi c'ha un rematatore, c'ha un marcatore che la mette dentro, che non aveva gli anni passati. Quindi io penso più che Suarez non farà gol in Champions, continuerà a fare gol in Liga, magari li diminuisce, però li continuerà a fare. E quindi io penso che la Liga sarà dell'Atletico Madrid. Sugli altri, sui bianchi, su quelli che rubano dal 1902. Ha ragione Andrea? Ha ragione Andrea? Sì, sì. Sì, lo precisa anche Marca sull'Almeria. Perfetto, non andiamo a cercare, è confermata questa cosa. Quindi l'Almeria potremmo incontrare l'Almeria e giocare al campo. Io pensavo di no. Anch'io. Sì, però anch'io. Se dice che lo precisa Marca. Per esempio, ieri nel programma della prorroga abbiamo intervistato al portiere del Cornellà. Mm-hmm. Ah, l'avete intervistato quel bravo portiere? Sì, io non l'ho sentita ancora, ma me la sento domani la prorroga. No, ma poco tempo, perché come giocatore che è, le risposte non sono molto lunghe, dai, sì, vabbè, no. No, quindi, però mi ha detto lui che era lui credeva anche fino alla semifinale, perché nell'una della domanda lui diceva no, fino semifinale avremmo giocato a Cornellà, quindi no, per questo anche io pensavo di no. Senti, ma gli hai chiesto come ha fatto a parare i due rigori? Sì, che ha pensato quando Dembélé ha fatto questo. Che ti ha risposto? No, mi ha detto che in distanze corte Dembélé è il giocatore che più l'ha visto, che non si lo aspettava così forte, così rapido, veloce, così... Che un livello superiore dagli altri, anche da Griezmann in distanze corte, sì, sì. E dai penalti, no? E penalti dice, guarda, la fortuna, mi ho pensato, mi fermo al mezzo è andata bene. Alla TV catalana ha detto due cose interessanti, secondo me. La prima è che, sperava che Pjanic la tirasse come contro la Real Sociedad, e ha detto una cosa interessante quel giorno: sperava che il campo lo aiutava, cioè che aiutava a parare il rigore di Pjanic, perché Pjanic se lo calciava come l'ha calciato con la Real Sociedad, e se pensate l'ha tirato come con la Real Sociedad, il campo sintetico lo aiutava il portero a fermare la palla, perché Pjanic non riusciva ad angolarla bene, perché non conosce bene come si tira sul campo sintetico. Su Dembélé ha detto invece che non mi ricordo chi giocava con il fratello. Che aveva detto, sì, sì. Giocava col fratello di Dembélé, che giocherebbe in Catalogna con una squadra dilettantistica, e gli ha raccontato come più o meno giocano a tirare i rigori col fratello. E dice, io ho provato, sono rimasto in piedi e lui ha tirato lì. Lui ha tirato lì, è andata bene. Vabbè, simpatico però quel ragazzo, dai. Sì, no, il grande portiere non è il tipico portiere, lo parlavamo perché conosciamo uno che gioca a Cornellà, che mi ha mandato il contatto, però
mi ha detto che non è il tipico portiere alto, grande, moderno, è piccolo, è fisicamente un po' con un po' di panchino, bueno, di... beh, un po', è un po' però molto agile, molto forse un... adesso no, adesso tra il classico portiere è molto il gioco di piedi, alto, grosso. Classico portiere come Ter Stegen sostanzialmente. Come più alto di Ter Stegen ancora. Sì, sì, però anche la scuola in Italia stanno un po' mettendo, cercando di copiare i tedeschi, quindi un po' anche con la fisionomia che c'hanno. Forse Giuseppe quello che un po' rompeva i termini era cranio, no? Il portiere del giovane portiere del Cagliari. È più piccolino, un po' alla Peruzzi, no? Vabbè. Beh sì, Peruzzi era molto era più largo. Era più largo. Pure il costarricano che sta al paese delle mani. Bravo Alberto, sì, anche alto. Taylor Navas, è vero, è uno che rompe un po' questi schemi qua. Sì. Ecco, bravo Alberto, sì. È vero. Qui c'è anche Sommer che sicuramente non è un portiere particolarmente alto, sembra Ricky Puig, ma gioca in porta. Sì, è vero. Benissimo. Alberto, visto che l'ha citato Giuseppe, prima l'hai detto, insomma, su Ricky Puig, ma a te ti dà un'impressione che però sia un po' limitato il cambio di Koeman, cioè Pedri, Righi, Pedri. Sì, senza dubbio. Ieri è certo che chiaramente era un po' quali cambi che tu avevi da fare. De Jong sta un momento. Ieri De Jong sta un momento, sicuramente il miglior momento dal suo arrivo qua a Barcellona. Tu non lo puoi mandare fuori. Jordi Alba doveva entrare per chi? Junior, per la posizione, per il livello del Junior. Allora, i avanti, c'era Trincao, forse Griezmann lo potevi mandare fuori perché una volta in più Griezmann fa una partita normale. Ieri forse corretta perché fa l'assist, però normale. Forse lo puoi mandare fuori a Griezmann, però è normale, devi vincere, fai fuori a Trincao, che già normalmente non è titolare, però sì. Sì, senza dubbio, sempre nello stesso momento, più o meno, il stesso tipo di sostituzione. Sì, la squadra sta limitata adesso, sta limitata, questa è una realtà, non c'è molta più varietà da poter fare, tu stai giocando con la stessa gente perché hai tantissimi con infortunio e altri che tu non hai fiducia, quindi dalla prima squadra in panchina... hai questi tre che hanno entrato e dopo chi c'è? Mateus, non lo so, Braithwaite, che è entrato dopo, non hai più, questa è una realtà. Però sì che io mi piacerebbe vedere un po' nel Camp Nou, Pedri, Ricky insieme, forse con un 2-0, dai. Però iniziamo a vederli, iniziamo a illusionarci. Con questi giocatori si recupera Andrew allo stesso campo, Messi, Andrew, Ricky, Pedri, i De Jong indietro, perché no iniziare a vedere un po' quello che sarà il futuro nei prossimi 5 anni. Vabbè, speriamo che sia nei prossimi 5 anni. Alberto, tu sei molto fiducioso, speriamo, dai, vediamo quello che... saranno no, loro no. Ci saranno, sì, non c'è soldi per nessuno, devono essere loro, no? Ma devono essere loro a prescindere dai soldi, perché loro sono veramente il futuro del Barça. Prescindere dai soldi, c'ha ragione Giuseppe. Poi però mi piace qualcuno che gli dà fiducia, che gli insegna anche qualcosa. Io ripeto, non vedo Koeman insegnare calcio, mi dispiace. Insegnare calcio significa fare tante sì, cose. Sì. Non, è un buon gestore, non più di quello. Allora, ragazzi, mezzanotte e 15, per chiudere velocemente l'Athletic Club, noi non ci dimentichiamo una cosa. Domani c'è il sorteggio, giocheremo probabilmente tra mercoledì e giovedì. Non credo proprio che il Barça giocherà di martedì. Koeman penso che farà, se dovessimo giocare martedì sera, penso che Koeman questa volta, non so se vi ricordate, c'era un vecchio film, Alberto forse non l'ha mai visto, il pazzo
aereo, quel pazzo aereo, un film di Mel Brooks degli anni Ottanta. L'aereo più pazzo del mondo. Bravissimo, quell'aereo più pazzo del mondo, che c'era quello che si vicino a quello che raccontava la sua vita e si uccidevano i passeggeri. A un certo punto c'è uno che prende la tannica e si dà fuoco. No. Allora io penso che se Kuman, dopo che ha fatto 8 partite fuori casa consecutive, gli dicono: guarda, devi giocare martedì, dopo che lui gioca l'unica partita in casa, e domenica alle 21, penso che in conferenza stampa si dà fuoco, la tannica si dà fuoco, perché basta, non ce la fa più. Quindi io sono convinto che giochiamo mercoledì o giovedì, e poi ci abbiamo un'altra partita domenica 7 febbraio alle 21, e parliamo di domenica 7 febbraio, il 16 c'è il Paris Saint-Germain al Camp Nou, quindi il Barça dovrà cominciare, come dovrà cominciare pure a capire come arrivare a questa partita, avendo una partita ogni 3 giorni. Perché se vi dico anche un'altra cosa, attenti che se passiamo il turno col quarti di finale, come tutti noi speriamo, la prima semifinale è il 10 di, cioè il 10 di febbraio, ovviamente dipende da se giocherai, ma adesso non so, il 10 febbraio è mercoledì, quindi sicuramente può essere il 9 o il 10, o addirittura il 10 o l'11. Quindi Koeman non si fermerebbe mai. Pensate che deve cominciare, già la domenica fare un po' quel poco turnover che può fare sostanzialmente con la limitati, o deve giocare sempre la squadra titolare? Giuseppe? No, bisogna fare cambi, anche perché voglio dire, i cambi adesso comunque ci sono, sta iniziando ad avere fiducia lui nei cambi, vediamo Ricky che lo sta adesso utilizzando con continuità, è giusto fare i cambi, è giusto mettere gente in campo che dimostra di avere... di meritarsi la fiducia del tecnico. E per inciso, l'aereo più pazzo del mondo è dei fratelli Zucker. I fratelli Zucker, quindi non è di Mel Brooks. Mel Brooks faceva talmente ridere che pensavo fosse di Mel Brooks. No, i fratelli Zucker. Va bene, grazie della precisazione, Giuseppe. Albert, secondo te? Secondo me no, secondo me devono giocare per queste prossime, adesso sono vedendo le partite, per queste prossime 3 partite, Athletic Club, Coppa, che ripeto, forse la unica trofeo, titolo che vinciamo quest'anno, e dopo Betis, penso che dobbiamo tentare di giocare con i forti. Dopo giochiamo contro l'Alavés al Camp Nou, prima da PSG, là sì che sicuramente è l'unico momento, l'unica partita dove con i supplenti si deve vincere anche, però il Barça ancora deve tentare di non perdere nessun punto nella Liga, e penso che contro l'Atletic al Camp Nou o contro il Betis di Sevilla, se non giochiamo con tutti, si possono perdere punti facilmente, e neanche non abbiamo tantissime alternative perché la panchina non è molto lunga, però per me a Parigi non si vince, forse riservando il giocatore, si vince preparando la partita e si vince allenando i dia primi. Questo è lo che mi preoccupa, non arrivare alla partita come siamo arrivati nella finale della Supercoppa, un po' 90 minuti o 120 minuti dallo stesso modo senza modifica. Così si perde la partita più che forse riservando. Adesso la stampa parlerà, dobbiamo riservare, forse così. Con Guardiola si giocavano tutti molte volte lo stesso in 3 giorni, giocavano, si vinceva, si preparava la partita. Il problema forse è che non si preparerà la partita. Forse non si preparerà la partita. Vediamo. Va bene, Magdalena ci ricorda che il 13 febbraio, se non erro, giochiamo con l'Alaves. Sì, dici bene, io penso che sicuramente quella giornata verrà anticipata appunto a sabato, perché 13 febbraio, proprio perché giocheremo poi il 16 contro il Paris Saint-Germain. Va bene ragazzi, allora noi lasciamo i nostri ascoltatori e spettatori con gli highlights delle 2 grandi vittorie del Barça Basket in Eurolega martedì con lo Zenit San Pietroburgo al Palau, e invece questa sera
lì ragazzi, di Atene al Pireo, insomma, io non ho parole, ha ragione, all'ultimo di infarto, all'ultimo momento, con scelte arbitrali contro, giuste ovviamente, ma contro i greci che, come ci ha detto il buon Maurizio Caravello, se ci fosse stato il pubblico non l'avrebbero mai fatte quegli arbitri, perché non sarebbero usciti vivi dal Pireo probabilmente, e quindi ben per noi, perché abbiamo battuto una grande d'Europa, insomma, in casa loro, dove vincere lì è praticamente impossibile. Il Barça ci è riuscito, e quindi speriamo che questo sia l'anno buono, non dico per vincere, ma per arrivare fino in fondo in Eurolega. Ecco, dice Maglea che hanno già spostato, perché la partita doveva giocarsi il 14, quindi già c'è l'orario e il giorno della partita con l'Alaves. Quindi vi lasciamo con questo, diamo appuntamento a Today su Radio Barça Italia, torna sabato sera con la Giusi alle 20 per il prepartita contro l'Athletic Club Bilbao, e vediamo se ci sono anche novità riguardanti le elezioni, ma importante anche perché il prepartita del classico a Barcellona tra il Football Club Barcellona e il Real Madrid, il primo classico in terra catalana del football femminile. Questo è importante, insomma, il Madrid che è distanziato tantissimo, però è sempre Real Madrid, e magari si porta l'arbitro da casa, che ne sai, non lo puoi sapere anche tra le ragazze. Va bene, Giuseppe Ortu, grazie e buonanotte. Buonanotte. Ciao, alla prossima. Albert Parera, buonanì, e porta un saluto a Catalunya. Buonanì, grazie. Va bene, vi diamo appuntamento per Onda 1899 la settimana prossima con la Radio Cronaca, e ovviamente non vi perdete la Giusi sabato sera, e poi dentro l'angolo dei Gulerz alle 19.30, prima della partita del club, e poi il post partita dentro lo spogliatoio. Speriamo di raccontarvi domenica sera una bella vittoria del Barça ancora in Liga contro i baschi della Athletic Club Bilbao. Buonanì, visca il Barça! Ciao ragazzi, alla prossima! Ciao! Able to find Higgins, who dances on the sideline, moves in for Abrines, and there's Barca on the board. Alex Abrines for three, returns it to the big man. He's going to have to kick it out. Panitka, good ball movement. Hollins for three, no good. It was a slightly rushed shot. There's a hand in his face. Here's Higgins. Oh, Corey Higgins! After a decent enough start, they've been blown away, and Corey Higgins, with the highlight reel play, he enjoyed it. Higgins gets the screen from Davies, finds Smits, lovely. Got to get over the half-court line, can't do so, stolen by Hanger. Here comes Brandon Davies, always loves a bit of razzle-dazzle. Got to love that as well. And then Barca answering with the steal. So Barca leading it by three. Calathes checking back in. Here's Kuric. And again, Kyle Kuric. You just cannot give him even a split second. Finds Casey Rivers, who's scoreless so far. Punitka loses it. And Calathes can release Higgins. Higgins lays it up and in off the glass. Capable of scoring a bundle of points in a hurry. His first of the night there. Calathes spinning away from Pangos and flipping it up nicely. Stolen away though. Pangos in transition. Finds Gudaitis, has it rejected. Made by Hollins, but it was Smits going up to rebound from Calathes. Davies clears a bit of space for him, and what a spin and finish from Nick Calathes with the left hand. Off the ball as we see that spin and layup from Calathes, really smooth. Kuric and Vesterman between them get the rebound, 5 seconds. Vesterman pulls up and makes it. Leo Vesterman beating the buzzer with the three, his first score of the night. All smiles for Barcelona, stretch the lead to 19 points. At the end of the third quarter, truly dominant position now, Leo Vesterman. Higgins pulls up,
misses the shot. Davies gets it to drop with the foul in this fourth quarter, but Brandon Davies, timing the leap, took contact from both Gudaitis and Shubkov. It was Gudaitis who was whistled for the foul, and Brandon Davies with the Rambo celebration. Working with Oriola on the pick and roll, trying to get it into him, does get it into him, a perfectly weighted pass. Oh, that's another super assist. Oriola again on the end of it. Look at this. What a great pass. Morrow, Higgins, Hanger, Schmitz, and Davies. Nice pass and easy throwdown for Schmitz. Again, one good pass, two good passes. 13 is his career high in this competition. He's tied his career high for his Miritic with the jam on the break. Little slap loose there from Martina. Miritic has it knocked loose, but is able to keep it in bounds. Going to work to the fall away. Oh my goodness, I don't know how you defend that. It's Lucas. Drives in. Get that out of here! Oriola with the block. Again, they go down to Brandon Davies, spins up and under. That is some great post play right there. Here's Davies again with the head fake. Takes the contact, basket is good. Good head fake, power dribble through the contact. Schmitz, he's already hit 1-3, leaves that one off the front of the iron. Lucas is trapped and he turns the ball over. And a run back jam for Kyle Courage. Left is working the pick and roll, going on his own off the glass. Another great finish. Turns the corner, attacks Martin, takes the foul, keeps the ball well away from him. And despite hitting the deck, is able to finish. Miritic. Higgins to reply. He hits a three. Higgins ticking it down. 10 seconds to play. Up comes Miritic for the screen. And the foul is called. It's going to be free throws. Now you can see he's only missed three all season. Oof. That one looked a little tight there. Barcelona have one more foul to give, by the way. The first foul will not be shooting. He's made them back. Si necessiteu raons per donar-ho tot, en moments tan durs com aquest, no les busqueu fora. Són dins de cadascú de nosaltres. Són en el nostre caràcter, que s'ha forjat en aquesta terra. Sonen l'orgull per la feina ben feta i per ser cada dia una mica millors. Ningú ens regalarà res, però no ho necessitem. Hem arribat fins aquí com a milions, com un de sol. Així que en moments tan durs com aquest, si necessiteu raons per sortir aquí fora, busqueu-les en el sentiment que ens iguala i en la bandera que ens agermana. L'ammiraglio Nelson, prima della battaglia di Trafalgar, disse ai suoi uomini: l'Inghilterra aspetta che ognuno di voi faccia il suo dovere. Perciò io vi dico, tutta Borgorossa aspetta che ognuno di voi faccia il suo dovere. Andiamo. Muchachos, a mi los dedos. Chi non lotta con coraggio non si merita l'ingaggio. Chi non lotta con vigore è peggior di un traditore. Chi si estranea dalla lotta è un gran pio della mignotta. Vamos,
bene.